3, 2, Di nuovo, buongiorno a tutti, cominciamo questa webinar manifestazione che apre una settimana di iniziative che culminerà anche con una iniziativa da Bruxelles giovedì mattina insieme al vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo per difendere lo sviluppo di una diciamo dell'efficienza energetica nel nostro paese. E l'efficienza energetica, che significa poi anche salvaguardia dei cittadini dalle bollette assassine che stanno circolando in questo momento, ma che già prima non scherzavano, quindi non è che quando ritorneremo alla situazione di partenza siamo, come si dice, tranquilli, perché venivamo impoveriti quotidianamente. E c'è una strada maestra, che è quella tracciata dall'efficienza energetica, cioè da farsi l'energia a livello locale. È una strategia che riguarda poi il futuro con le comunità energetiche e via discorrendo, che saranno anche oggetto di altri confronti. Sono con noi tantissima gente, non faccio l'elenco, ma insomma ringrazio i due, diciamo, che ci hanno aiutato alla grande in questa strategia, che sono Riccardo Fraccaro e Gianni Cirotto, entrambi onorevole e senatore, e per noi, come dire, restano gli elementi fondamentali anche di una battaglia anche per il futuro. La difesa del superbonus passa dalla difesa e degli ecobonus e della cessione dei crediti. Diciamo, coincide con la difesa di decine di migliaia di imprese che oggi sono paralizzate nella cessione dei crediti, come doveva essere a norma di legge, e con cui invece, con una serie di azioni prima del governo Draghi e poi dell'attuale governo in carica, una serie di tentativi di smantellare un patto fatto con i cittadini e con le imprese. A me hanno insegnato sempre che lo Stato dovrebbe rispettare i patti che fa, ma evidentemente ogni fenomeno che si appropria grazie alle elezioni del potere, evidentemente si crede la Madonna Pellegrina e stabilisce che se ricambia tutto. Neanche che le imprese potessero aderire a queste svolte, come dire, da folli, non capiscono che l'economia reale è qualcosa di diverso dai proclami e dagli slogan. Detto ciò, entriamo noi, ovviamente, è una battaglia politica a ogni livello, ma è anche una. Noi abbiamo deciso come Ecofuturo, discutendone con Alfonso Scarano in particolare, a cui poi dopo, immediatamente dopo, darò la parola. E parla di diventare anche un'operazione di mutuo soccorso. E il mutuo soccorso significa cercare di mettere in contatto ditte con ditte, cioè ditte che abbiano la possibilità di acquisire cassetti fiscali e ditte che hanno il cassetto fiscale pieno, oppure fare questa strategia geniale aperta dall'iniziativa della provincia di Treviso, che ha rotto un tabù fondamentale, ovvero che i crediti fiscali che non, le aziende, gli enti pubblici hanno, non pagano tasse, ma pagano tanti dipendenti e lavoratori, possono essere acquisiti e acquistati e così liberare i cassetti fiscali delle banche. Insomma, un'operazione politica di lotta e contemporaneamente di convincimento. Ovviamente abbiamo invitato persone di tutte le razze politiche, non abbiamo fatto discriminazioni. È che qualcuno risponde e qualcuno fa finta di rispondere. La differenza sta così, per cui se ne vedete parecchi 5 stelle, pochi di altra roba, non è, come dire, perché noi vogliamo dare un'indicazione politica. Noi siamo un movimento, né più e né meno, ma c'è chi appunto evidentemente è più consono a quello che noi proponiamo e altri. Saluto Erika Mazzetti di Forza Italia, che voleva partecipare, ma aveva già un altro appuntamento, e quindi ci saranno le occasioni. È una di quelle che in Parlamento si sta muovendo con, devo dire, una certa decisione, con evitare appunto di dare un segnale che non compete a noi come movimento.
A te la parola, Alfonso, e proseguiamo. Poi immediatamente a te daremo la parola a Michele Dotti, che è il direttore di Ecofuturo Magazine e che condivide insieme a Jacopo Fo e a me la responsabilità di questa rete di Ecofuturo. Ringraziamo anche Elena Pagliai, che in regia, la nostra giornalista e direttrice della Fiera Excovoir, si sobbarca l'impegno anche di sabato. Ma non per sfruttamento, per scelta e quindi condivisa. Quindi cominciamo, con questa giornata. Resteremo con voi molto, molto tempo, dando la parola il più possibile alle persone. Abbiamo voluto che ci sia lo spazio anche per esprimersi tutti quanti. Vai, vai, Alfonso. Grazie Fabio. Allora, la giornata di oggi è dedicata a fare il punto della situazione e dai diversi prospettive. La prospettiva in questo momento è di un grave impallamento di tutto il sistema edile. Ci sono circa 60 miliardi bloccati nei cassetti fiscali e quindi paradossalmente le aziende falliscono per mancanza di liquidità, ma sembrerebbero ricche da un punto di vista bilancistico. E questo crea anche delle situazioni paradossali, per cui è fatica attingere alla cassa integrazione, ad esempio, perché le aziende formalmente hanno guadagnato, ma solo in maniera, come dire, nominale. In realtà stanno fallendo e con esse le famiglie, i fornitori, e i dipendenti. Insomma, una tragedia a cui tocca prendere di petto e non rimandare. Certamente c'è un atteggiamento evidente di blocco voluto dei cassetti fiscali. Questo con, se vogliamo, anche la scusa che questo creerebbe debito, ma eventualmente questo è un debito già creato, non è il fatto nominalistico che emerge adesso rispetto all'emersione. Quando è stato accreditato ai cassetti. Poi ne parleremo più diffusamente anche con l'aiuto di Domenico Passarello. Quindi l'obiettivo è quello di mostrare una panoramica della situazione e un forte appello alle amministrazioni pubbliche. La provincia di Treviso ha dimostrato che dalle banche, soprattutto dalle banche, perché i crediti fiscali sono già passati attraverso un vaglio, una verifica e quindi anche più semplice la loro acquisizione, dato che tutte le amministrazioni pagano previdenza, IVA, eccetera, eccetera, e quindi questi oneri fiscali possono essere pagati con questa moneta fiscale, con questi crediti fiscali. Quindi il giro virtuoso per cui se uno deve pagare 100 può acquisire il credito fiscale a 90, faccio delle cifre di riferimento per semplicità, e quindi pagare meno gli oneri fiscali. La provincia di Treviso ha calcolato che acquistando 14,5 milioni di euro di crediti fiscali risparmia 1 milione. E questo è una buona cosa. È una buona cosa perché induce queste banche, beneficiate da questo acquisto, di attivare un ciclo virtuoso di riacquisizione di altri crediti e così via discorrendo. Il gettito potenziale e quindi lo sbloccamento potenziale delle amministrazioni pubbliche su questo crediti fiscali è immenso e importantissimo. E quindi gli amministratori devono essere sollecitati, ecco, forse di loro sponte non hanno neanche tanta voglia di approcciare un sistema per quanto sia complesso, però è doveroso. In questo momento storico è doveroso perché è troppo importante il contributo al PIL del settore edile, è troppo importante il merito di questi bonus e di queste tecnologie, perché è efficientamente energetico, è meno assoggettamento del paese alle fonti fossili, è uno sviluppo di tecnologie, è uno sviluppo di manovalanze, uno sviluppo di applicazioni, insomma, complessivamente il paese ne beneficia. Certamente non si può ignorare che 100 miliardi, questa è un po' la cifra che cuba tra tutti i bonus, ingenerano un beneficio complessivo.
diciamo, da alcuni studi, chi più e chi meno, metà di questa cifra ritorna nelle casse dello Stato. Quindi la spesa netta è 50 miliardi, mettiamo. Questo però induce un'efficienza paese. Mettiamo che 100 miliardi di efficienza paese cubino 10 miliardi di maggiore efficienza, che calcolati sui 20 anni di un investimento in questo settore produce 20 per 10, 200 miliardi di utile complessivo. Ecco, purtroppo il bilancio pubblico non riesce a considerare, essendo un bilancio per cassa, questo investimento così produttivo. Quindi spendi 50 netti e ottieni un'efficienza paese 200. Questo per facilitare un po' i conti, ma per dare un senso a questa iniziativa. Quindi un'iniziativa complessivamente positiva, che ne dicano, e la modalità un po' strabica di vedere il bilancio dell'anno è, diciamo, siamo tutti vittime di questo strabismo statistico o contabilistico, e con cui bisogna effettivamente fare i conti. Questo è l'obiettivo, quindi. Amministratori pubblici, voi tutti avete una responsabilità verso il vostro territorio, non vi potete astenere da non considerare la possibilità che il vostro ente, sotto la vostra direzione, possa acquisire crediti fiscali dalle banche, quindi da soggetti che comunque hanno verificato tutti questi crediti, e attivare un ciclo virtuoso. Certamente anche i soggetti privati possono acquistare da altri privati questi crediti fiscali. C'è maggiore lavoro, perché bisogna verificare, questi crediti devono passare un vaglio e quant'altro, però nel senso locale, nel senso del fatto che ci si conosce, nel senso che della reputazione sia dell'acquirente sia del venditore, si possa sviluppare anche tra privati queste compravendite con beneficio per entrambi. Uno sconto sulle tasse, sugli oneri fiscali, e l'altro avere finalmente uno sblocco a questo credito fiscale. Io ho fatto questa sintesi, lascio la parola a Domenico Passarello. A te, Domenico. Chiedo scusa, darei la parola un attimo a Michele Dotti, che ci dà, scusaci Domenico, vi annuncio anche che sono entrati nella trasmissione anche il senatore Emiliano Fenu, che l'ha invitato Girotte della Commissione Finanze, e quindi che ci dà la possibilità di aggiornarci anche sugli ultimi cambiamenti legislativi. Grazie, e poi ci faccia sapere anche lei i tempi. Chi ha problematiche di tempistiche ci avvisi, in maniera tale che evitiamo di fare figuracce, ok? Allora, Michele, rapidamente a te per un saluto e via, vai. Sì, sarò rapidissimo. Grazie Fabio intanto, e complimenti davvero per questa bellissima iniziativa. Vedo tantissime persone collegate che dovranno intervenire, quindi insomma credo sia giusto essere molto sintetici. Solo per dire che noi col magazine di Ecofuturo abbiamo seguito ovviamente gli sviluppi del super bonus in tante occasioni, anche nell'ultimo numero appena uscito abbiamo un bellissimo articolo a firma di Tiziana Giacalone, ma devo dire nel passato abbiamo intervistato sia Fraccaro, Girotto e tanti altri che ci hanno spiegato e abbiamo seguito con tanti approfondimenti. Volevo solo collegarmi per dire che il tema dei crediti d'imposta, che è veramente centrale, tutte le imprese della nostra rete con cui siamo in rapporto praticamente quotidiano ce lo sottolineano come priorità assoluta, no? E oggi alcune le ascolteremo, ecco, sarà al centro dell'inchiesta del prossimo numero. Quindi avviamo, lo sai tu Fabio, no? Da quest'anno il tema delle inchieste che vanno ad approfondire e sviluppare un tema, e la prima inchiesta in assoluto del nostro magazine di Ecofuturo sarà dedicata proprio al tema della cessione dei crediti, perché è veramente fondamentale per far ripartire, intanto per salvare e sbloccare tutti coloro che hanno in pancia centinaia di migliaia o milioni di euro. Quindi ora mi taccio, era solo per fare un saluto, per invitare quindi a questo approfondimento che ci sarà nel prossimo numero, ma credo ora sia mio compito ascoltare con attenzione e imparare, prendere appunti da tutti gli interventi. Grazie ancora, un saluto a tutti e un invito a leggere il magazine, che è gratuito,
online, digitale, interattivo, lo trovate sul sito di Ecofuturo. Buon lavoro a tutti. Ciao, ciao, scusa Alfonso, tanto io e te ci ovviamente collaboriamo, ma anche se Alfonso l'anima dell'operazione, io sono, diciamo, un po' lo spingitore, ma insomma teniamo sempre conto di questo. Riccardo, ce la fai ad aspettare Domenico Passarella e poi intervieni tu? Sì, sì, certo. Perfetto. Vai, vai. A te, Domenico. Allora, buongiorno. Chi buongiorno. È il responsabile o comunque il referente dell'associazione che si è costituita con gli esodati dal Superbonus, questa chat estremamente partecipata da tanta gente, che ringraziamo, è davvero una grande iniziativa democratica e con cui stiamo promuovendo una serie di incontri, e tutta la prossima settimana lui sarà tra i nostri protagonisti a Bruxelles. Chi altri vuol venire a Bruxelles ce lo dica, l'unico problema è che si deve pagare le spese da sole, questo è il problemino che abbiamo, però la sala ospita 40 persone, quindi chi vuol venire è comunque una bella occasione importante, insomma. Vai, Domenico. Buongiorno a tutti. Allora, come accennava Fabio, io sono il vicepresidente dell'associazione neocostituita Esodati del Superbonus. Sono anche un direttore tecnico di un'impresa di costruzioni che vive la quotidianità di questo dramma che ormai si è palesato sulle nostre esistenze. Il Comitato degli Esodati del Superbonus praticamente nasce da una chat dove si sono riuniti tutti insieme professionisti, committenti ed imprese per cercare di trovare una soluzione al problema che si è creato. Come ho sempre avuto modo di dire, a volte avevo mandato anche dei messaggi all'onorevole Fraccaro illo tempore, quando è stato creato il decreto rilancio, il DL34, la genialità non era tanto nell'elevazione alla detrazione d'imposta del 110, ma era il meccanismo proprio dell'articolo 121 che consentiva alle persone meno ambienti di poter accedere a dei lavori senza gli sborsi finanziari, godendo del meccanismo dello sconto in fattura, soprattutto perché quello che ha preso più campo di tutto, e magari qualcuno invece ha fatto l'accesso con la questione della cessione del credito mediante un finanziamento ponte dalle banche. Quindi dal 19 maggio del 2020, che è stata promulgata la norma, il decreto legge, poi convertito in legge il 17 luglio, già portando delle prime modifiche, questa norma ha subito ad oggi 29 modifiche, di cui molte delle quali dal governo Draghi in poi sono state inflitte le modifiche soprattutto all'articolo 121, al meccanismo delle cessioni del credito. Prima invocando le truffe, che noi sappiamo benissimo, operatori del settore, che le truffe sul Superbonus, a detta anche fonte ADE, diciamo, erano limitatissime sotto la soglia fisiologica delle truffe in Italia. Prima al 3%, ora pare che addirittura sul monte truffe siano al di sotto dell'1%, allo 0,98. Perché? Perché i paletti posti dal legislatore come, diciamo, forma di controllo per gli accessi all'intervento dei superbonus erano talmente stringenti e talmente puntuali che poi, diciamo, l'italiano medio purtroppo trova anche alcuni escamotage, ma erano talmente stringenti che dovevano essere violentati professionisti, committenti, professionisti tecnici e professionisti anche di tipo fiscale, che dovevano dare poi accesso con il visto di conformità a questo contributo. C'è stato quindi questo decreto antifrode che elevava le stesse forme di medesimo di controllo per i bonus minori, che abbiamo visto che purtroppo erano quelli che hanno generato le truffe, in particolare il bonus facciate. Sempre lì ADE dichiara che il monte truffe per il 48% era sul bonus facciate. Quindi il DL 157/2021, portando gli stessi controlli ai bonus minori, di fatto ha bloccato il sistema truffe. Poi la legge di bilancio praticamente è stato annullato l'antifrode ed è stato promulgato all'interno della legge di bilancio la 234. Da lì in poi
non si è capito più niente, perché il governo Draghi, con il DL4, cercando ancora una volta di limitare queste truffe che ormai erano di fatto già bloccate, ha cominciato a limitare il numero delle cessioni. Il DL4 è quello che in primis infligge un colpo duro al sistema, e da lì in poi si è bloccato tutto quello che era il meccanismo delle cessioni. Hanno reimpastato con ulteriori decreti, conversioni in legge, tutto il sistema, ma sta di fatto che anche, diciamo, fino all'ultimo decreto legge fatto da Draghi, che è quello della responsabilità solidale, per la responsabilità per colpa grave, di fatto non ha trovato nessun tipo di sbocco su questa cosa. Ad oggi, quindi, anche l'ultimo governo che si è insediato, vero è che sono 100 giorni, vero che forse non avevano, e dico forse, non avevano conoscenza, però era solo un partito che era all'opposizione, due partiti della attuale compagine di governo già partecipavano al governo Draghi, così come partecipava anche il Movimento 5 Stelle, ecco, tanto per essere chiari, e hanno cercato di limitare probabilmente quello che erano le strutture create dal governo Draghi, però non ci sono nemmeno riusciti. Sta di fatto che ad oggi noi ci troviamo in una situazione che anche l'attuale governo, con la nuova legge, la 6/2023, che ha prorogato a 10 anni il limite massimo di detrazione per il superbonus, e ha elevato a 5 cessioni, di cui una libera, 3 in ambito controllato, e dall'ambito controllato al soggetto di partita IVA che ha un conto corrente presso l'istituto di credito. Ad oggi il mercato è totalmente bloccato. La provincia di Treviso è stata geniale, è stata una apripista da questo punto di vista, e potrebbe essere veramente un esempio da seguire. In questo esempio hanno già preso atto la regione Basilicata, la regione Sardegna, che appare abbia investito 700 milioni sull'acquisto di bonus edilizi, e è stata presentata alla regione Campania una mozione proprio dal Movimento 5 Stelle per invogliare la regione Campania a comprare i crediti. Però qui ci vuole un intervento, e ci vuole un intervento risolutivo, perché il sistema che si è creato, oggi l'articolo sul Sole 24 Ore, in prima pagina ci sono 110 miliardi di crediti generati dai bonus edilizi, e questi bonus edilizi non vengono poi riscossi e monetizzati. In funzione di ciò è stato invocato dall'ultimo governo questa questione di Eurostat, che fino all'altro ieri, quindi fino al 1 febbraio, era solo, diciamo, indicativa. Oggi come oggi invece mi sentite? Sì. Oggi come oggi è uscito, quindi dal 1 febbraio, il nuovo manuale che dà indicazioni ai governi, l'MGDD, sul deficit, come a scrivere deficit e debito pubblico, che dà indicazioni. Queste indicazioni sono assolutamente discutibili, che nelle traduzioni dall'inglese all'italiano sembrano quasi paradossali ed assurde. Ad oggi però il governo deve fare una scelta, la politica deve fare una scelta, e tutti insieme devono farla per forza di cose, per evitare il fallimento di 60.000 imprese, perché di questi numeri parliamo di una legge che ha generato circa 1 milione di posti di lavoro, che qualcuno qualche anno fa diceva sempre che inventava, e altri l'hanno creati 1 milione di posti di lavoro senza nemmeno farsene tanta pubblicità, perché questa è la verità, ma con un indotto talmente importante e con una generazione. Abbiamo Marcello Contu qui con noi, con cui abbiamo fatto qualche tempo fa una live, e gli rubo la battuta, poi dopo non me ne voglia, effettivamente questa legge creata è una sorta di slot machine, perché per ogni euro investito nella slot machine genera più di 3 euro di ritorno per le casse dello Stato. Noi abbiamo fatto un incontro come esodati del Superbonus il 6 dicembre, ospiti a Montecitorio di Forza Italia.
siamo stati con Mazzetti, siamo stati con Cattaneo, al quali abbiamo posto anche come, diciamo, come punto di domanda. Ma il governo si rende conto che se queste aziende e i professionisti, ma anche gli stessi committenti che si trovano in queste situazioni, dovessero trovarsi in una situazione di fallimento, ma per le casse dello Stato, quale sarebbe il danno generato? Perché non far monetizzare 21-22 miliardi all'anno di crediti d'imposta, quale sarebbe il danno per le casse dello Stato se 1 milione di posti di lavoro dovessero essere coperti dalle NASPI? 1 miliardo al mese? E quale sarebbe il mancato incasso di contributi per l'equivalente valore? 1,5 miliardi al mese? Cioè sono 30 miliardi tra costo e mancato incasso, oltre a considerare la questione del mancato incasso di IVA, IRPEF, IRES, IRAP e tutti gli altri balzelli vari e i costi sociali di tutta la comunità. E diciamo che è questo il motivo per cui con Fabio abbiamo diciamo ci ha coinvolto come esodati del Superbonus a creare questa rete e diciamo per trovare soluzioni, perché le imprese ma anche i semplici committenti, che vi dico nella nostra chat, sono tutti i giorni devastato da messaggi che arrivano di gente che ha case sventrate, che ha mutui per aver acquistato la casa, che ha fatto un prestito ponte per pagare parte dei lavori, oggi si ritrova a non aver potuto cedere i crediti e a questi crediti diciamo non può proseguire i lavori e magari si trova anche in affitto. Questo la politica lo deve tenere presente, perché è un problema sociale e non si può nascondere dietro a Eurostat, non si può e non lo può fare, non deve essere cieca e sorda, devono intervenire, dobbiamo tutti quanti lavorare su questa cosa. Il 30 dicembre gli esodati del Superbonus, io personalmente, abbiamo scritto a Quintino Liris, a De Bertoldi e a Fazzolari. De Bertoldi ha risposto cercando di fissarci un incontro con il viceministro Leo, al quale noi come centro studi esodati del Superbonus, che abbiamo un po' di conoscenze, abbiamo preparato già un dossier con 11 proposte distinte che probabilmente dobbiamo modificare oggi in funzione anche di quello che è il nuovo manuale di Eurostat, che ripeto è solo indicativo, poi la scelta è politica come contabilizzare a debito pubblico o come mancato incasso negli anni a venire, perché è solo una scelta politica. Ho dovuto studiare da tecnico anche come si redige il bilancio dello Stato e con Alfonso siamo stati insieme un po' di ore su questa cosa, ma anche tenere conto dell'effetto generativo e degli incassi che lo Stato fa con gli effetti dei bonus edilizi, che non è assolutamente tenuto conto, e dicono che non lo possono fare. Io non sono un legislatore, non conosco a menadito come si redige il bilancio dello Stato, ma essendo un conto economico, e lo dimostrano i fatti, le ultime tre manovre, diciamo le ultime tre leggi, decreti convertiti in legge e anche la legge finanziaria, è stata fatta, almeno a leggerlo, senza fare debito pubblico, solo con spostamento di cifre e con incassi, i cui incassi derivano anche dai bonus edilizi. Lascio la parola a Riccardo Fraccaro, che magari può anche rispondere a qualche situazione del genere che ho posto. Grazie. Grazie a te. Vai Riccardo. Ok, buongiorno a tutti. Dopo l'intervento, scusatemi, mi scollego ma vi seguirò in diretta perché dovrò spostarmi. Allora, andiamo, cercherò di essere breve, siete in tanti, andando su per punti, quelli che ritengo oggi importanti. Prima di tutto volevo condividere con voi un'analisi della situazione del mercato. Cioè, condividere con voi quello che secondo me è l'orientamento in questo momento del mercato sui crediti fiscali. La cosa positiva nella drammaticità creata dal governo Draghi della situazione descritta
è che da un qualche mese che non ci sono interventi sul meccanismo della cessione. E quando questo avviene, cioè si crea un minimo di stabilità, il mercato si orienta, cioè i privati, i cittadini, le imprese, tutti gli operatori si orientano. Come si stanno orientando? Non che sia contrario degli interventi, ma tendenzialmente nell'ultimo anno e mezzo sono stati tutti interventi eccessivi per numero e negativi per qualità. Quindi è meglio, piuttosto che intervenire, lasciare le cose come stanno, che magari una strada si trova, piuttosto che intervenire negativamente. E che strada sta trovando in questo momento il mercato? Il mercato si sta orientando in maniera intelligente, secondo me, e lo dimostra la citata operazione fatta dalla provincia di Treviso, di cui sono fiero perché sono nato in provincia di Treviso, però la provincia di Treviso non ha fatto un'operazione altruistica, ha fatto un'operazione intelligente, che è un'altra cosa, intelligente perché è a vantaggio suo, nel senso che anziché pagare 100 di F24 pagherà 90, pagherà 100 pagando 90. Questo è successo. Quindi avrà un risparmio nella spesa pubblica della provincia che potrà utilizzare per altre cose, che è la base del meccanismo della cessione del credito. La cosa innovativa è che lo ha fatto un ente pubblico, perché si può compensare anche l'F24, ma esattamente quello che sta succedendo oggi in generale, che stanno facendo le banche. Cioè le banche, dopo l'uscita dal mercato di Poste in particolare, e dopo la riduzione del numero di cessioni, si sono intasate e non riuscivano più a trovare uno sbocco per liberarsi. Oggi si stanno liberando, ora lentamente, speriamo molto più velocemente, quando si olierà il sistema e altri, anche per esempio altri enti locali, aderiranno a questo meccanismo in questo modo. Cioè le banche, prima di tornare a comprare, iniziano a liberarsi di crediti che hanno in pancia, cedendo con le singole annualità dei crediti e impegnandosi con l'acquirente eventualmente a comprare ogni anno. Ma l'acquirente, cioè colui che ha capienza fiscale, si trova a comprare per quest'anno, che dovrà pagare tot tasse, il credito fiscale con la malleva della banca. Cioè la banca sostituisce quello che prima era nel meccanismo originario, l'assenza di responsabilità del cessionario, con una malleva che fornisce la banca stessa, anno per anno. Quindi io che compro, io impresa, io ente pubblico, io che ho la capienza fiscale, posso comprare dalla banca con la sicurezza che se il credito poi ha dei problemi me lo sostituisce o me lo finanzia lo stesso la banca, me lo ripaga direttamente la banca, e con quello pago le tasse, pago gli F24, pago quello che devo pagare, guadagnandoci. Questo meccanismo è talmente buono che alcune imprese che stanno entrando, imprese che per esempio hanno tanti dipendenti, hanno un margine di guadagno che spesso equivale a quello che hanno come attività imprenditoriale. Quindi è una cosa molto positiva. Cioè stiamo parlando di imprese che riescono a fare anche 2, 3, 4 punti. E avere un margine di 4, 5, 4 punti nel proprio business non è così peregrino nel mercato. Quindi questo sta avvenendo. Ora, man mano che questo avviene, le banche possono tornare ad acquistare. In questo momento stanno tornando ad acquistare alcune banche, lentamente però, e soprattutto stanno tornando a ampliare, diciamo così, il plafond o l'acquisto da parte dei clienti già storici e quelli un po' più strutturati. Quindi non siamo arrivati ancora a dare sollievo al sistema, perché soprattutto le più piccole o quelle che non, le imprese che non sono clienti storici di banche più grandi, di banche di sistema, in questo momento ancora non hanno accesso non hanno ricevuto una spinta da questo meccanismo, perché è in embrione. Quindi la cosa importante, visto che si sta andando in questa direzione, probabilmente è favorire questo sistema che sta funzionando senza bloccarlo ulteriormente. Non vorrei che il governo se ne accorgesse e intervenisse per bloccarlo, perché mi aspetto di tutto. L'altro tema, a parte l'altro punto che volevo condividere con voi è il debito, cioè il concetto di debito. A parte il fatto che è una discussione pubblica, oggi in questo momento, perché non corretta dal mio punto di vista, nel senso che uno può essere contrario, favorevole, avere delle idee, ma se la base di partenza non è corretta,
come impostazione, diventa difficile anche la discussione pubblica. Io non ho mai visto valutare una misura economica come non ho mai visto valutare nessuna attività economica, pubblica o privata, calcolando solo i costi e non i ricavi. Oggi il Presidente del Consiglio precedente, quello attuale, come anche il Ministro dell'Economia precedente, quello attuale, giudicano il superbonus solamente dai costi e non dai ricavi. Cioè non c'è, il ricavo non è contemplato. Quindi di base è il dibattito inquinato da un pregiudizio che probabilmente ha tante ragioni e non tutte trasparenti. Ma di fatto, ma c'è un altro, e questo è difficile da sostituire, da cambiare, però c'è un punto oggettivo: il debito pubblico che si genera quando lo Stato fa un investimento di questo tipo. Perché in questo momento uno dei problemi che ha, è una piccola valutazione che non ho mai sentito, quindi voglio portare a questo tavolo. In questo momento, quando si parla, lo Stato ha difficoltà a fare nuovo debito perché ha dei problemi appunto di tenuta del bilancio, ha debito già molto elevato, e in questo momento, tra l'altro, fare debito significa pagare tanti tassi di interesse. Il debito che si fa con il super bonus o con i meccanismi della cessione del credito è un debito, siccome si ripaga con le mancate entrate future, possibili mancate entrate future, è un debito che nel momento in cui si genera non determina la creazione di tassi di interesse e non deve neanche andare sul mercato a chiedere i soldi. Semplicemente si tratta di, nell'anno in cui verrà compensato quel credito fiscale, di ricevere in quell'anno lì la quota parte, di andare a trovare la quota parte di debito per coprire la mancata entrata. Ma se tu, come è successo col super bonus, nel frattempo hai fatto aumentare l'economia, ti sei già ripagato quella mancata entrata e l'ha già coperto. Ed è successo esattamente come è stato citato prima, quest'anno, quando abbiamo visto che anziché aumentare il debito, per aiutare le imprese, il governo Draghi è andato a recuperare l'extra gettito che è derivato dal super bonus. Quindi quelle mancate entrate erano state coperte col super bonus che Draghi ha utilizzato non per altre cose, ma per aiutare le imprese che avevano problemi a pagare le bollette. Questo è successo. Quindi è un meccanismo, per alcuni visto negativamente, anche perché permette di bypassare il problema di recuperare fondi dai mercati e pagare gli interessi al mercato. Questa è la mia riflessione. C'è un altro punto non toccato, che è anche il futuro. Scusa, cioè noi abbiamo... Riccardo, ti faccio due domande che vengono dalla chat molto rapide. Una è per Marco Castiglione, che è tra di noi, cioè, intanto siamo quasi 100 nella chat di Zoom, poi ci sono ovviamente molte centinaia, ci stanno seguendo fuori sulle pagine Facebook. Vi invito ovviamente a metterci anche un like alla pagina di Ecofuturo, che schifo non ci fa, così rimaniamo in contatto anche dopo, per favore. Due domande rapide. Primo, sì. Enti locali. Poi c'era un altro utente, che uno presente in chat, che ci avrebbe voluto spiegare l'operazione Treviso, magari se lo dice in chat anche come si chiama, così lo coinvolgiamo. Quello che gli enti locali in dissesto finanziario non possono acquistare il credito, no? Voglio dire, e la domanda, non possono o possono? Seconda questione, dice, perché ci guadagna un ente locale acquistando il credito? Ci guadagna perché compra da una banca, e proprio perché c'è uno iato da un punto di vista finanziario, gli viene dato un benefit finanziario. Sì. Sostanzialmente io compro un pezzo di carta, diciamo così, che mi permette di compensare le tasse per 100 euro e lo pago 90. Quindi quando pagherò le tasse, io pagherò 100 euro di tasse, ma pagando 90 mi resta in tasca 10, è un esempio banale, ma è così. Ecco. Quindi pago meno tasse, diciamo, di quelle che avrei dovuto, ma lo Stato incassa quello che era prima. E ovviamente noi, perché si fa questa battaglia? È vero, Alfonso, perché poi il pensiero nasce anche da lui, no? Voglio dire, insieme l'abbiamo cogitato. Perché ci sono delle canaglie malefiche che stanno approfittando della disperazione delle imprese, e che, come dire, questo, diciamo, piccolo guadagno che gli enti locali fanno,
diventa un mostruoso guadagno. Ecco, su questo vi invito a segnalare le offerte a noi, anche alla rete, a scriverlo anche in chat, eccetera, di quelli che fanno i furbi, con nomi e cognomi di da cui vi arriva l'offerta, anche ovviamente senza autocoinvolgervi, perché è tempo che questa gente poi cominciamo a stargli dietro anche con altri tipi di intervento, ovviamente di tipo quello che si fanno verso i cravattari. Ecco, quindi la nostra è un'iniziativa positiva, ma come si suol dire, siamo buoni ma anche un filino incazzosi quando serve. Scusa la volgarità, Riccardo, a te per finire. Sì, finisco. Altre due cose. Allora, se questo meccanismo dovessimo diffonderlo in maniera importante, potrebbe anche riaprire e dare slancio di nuovo al meccanismo del superbonus in generale, che però quest'anno è già al 90%. Quindi altre due riflessioni. Siccome si è detto che favoriva i ricchi il superbonus, adesso è al 90%, quindi solo i ricchi possono farlo, diciamo così. Ora, c'è una piccola cosa che si potrebbe fare anche per il bonus 95% e per il futuro il bonus, che ha già previsto un decalage, che è permettere quel 10%, quel 20% che sarà, di poterlo spalmare nella bolletta tipo meccanismo ESCO, perché allora sì che diventa per i ricchi, e questo permetterebbe facilmente di continuare a riqualificare le case degli italiani, i condomini degli italiani in particolare, andando incontro a quella direttiva europea, perché in questo momento, mentre gli altri paesi europei stanno già studiando come poter rispondere alla necessità di riqualificare le case entro 2030, vedremo come sarà la direttiva nel dettaglio, noi stiamo discutendo di quello che abbiamo fatto di positivo o negativo nel passato. Perché così l'Italia anticipa, abbiamo anticipato tutti, ci siamo bloccati, gli altri vanno avanti, magari copiando in parte quello che abbiamo fatto noi, che sarebbe l'ennesima assurdità nel nostro paese. E l'altra, quindi abbiamo bisogno di prorogare quello che c'è da prorogare, ci sono degli emendamenti molto importanti in questo momento in Parlamento da sostenere, anche di maggioranza, per la proroga delle case unifamiliari, ma soprattutto, ecco, l'ultimo punto, delle case popolari. Perché scadono nel 2023 le case popolari. Se c'è una, a mio avviso, una priorità da assegnare nell'applicazione di questo meccanismo, è esattamente quello delle case popolari. Quindi, se oggi decidiamo di mettere 10 da qualche parte, almeno mettiamo la maggior parte di questi fondi lì, perché mi sembra il settore più adatto dal punto di vista sociale, dal punto di vista dello Stato, visto che poi quelle case sono dello Stato, dal punto di vista, da tutti i punti di vista. Ecco, mi fermo qui. C'è un tema che non si è mai parlato oggi, di cui non si è parlato oggi: i bonus fiscali, siccome devi pagare il proprietario dell'immobile, deve pagare la ditta, deve pagare la fattura nominale della ditta il 100%, non è possibile prevedere un meccanismo tipo ESCO per poter spalmare la quota del costo dell'intervento non coperto dal credito fiscale all'interno della bolletta, e quindi sostanzialmente ripagare l'intervento con risparmio energetico generato. Questo secondo me è un limite molto importante oggi del sistema, che si può, senza costi per lo Stato, sistemare in brevissimo tempo, basta una norma. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Allora, al volo, Eleonora Polato, a te la parola. Per tutti, ovviamente, come cerchiamo di essere, come dire, rapidi e interloquenti, di non ripeterci. Vai, a te la parola, grazie di esserci. Ciao. Grazie a voi. Allora, io mi chiamo Eleonora Polato, sono qui in rappresentanza di imprese edili, committenti e anche professionisti tecnici, in quanto lavoro presso uno studio commercialista che si occupa proprio di consulenza ed emissione di visti di conformità, per cui sono un po' a contatto con tutta una serie di figure. In questo periodo sto veramente raccogliendo la disperazione più assoluta da parte dei committenti ed imprese, perché vedono ormai la scadenza del 16 marzo prossima e questa chiusura di banche e istituti di credito è molto forte. Quindi si stanno lasciando un pochino convincere dallo svendere i crediti ai primi sciacalli che trovano.
Proprio questa settimana mi è stato proposto l'acquisto di un cassetto fiscale di un 110 alla percentuale del 64%. Ora capite che quando qualcuno ha proprio l'acqua alla gola e non riesce più a vedere la fine, accetta anche queste condizioni. Questa cosa mi ha fatto molta rabbia, sono sincera, perché si tratta di fondi italiani o esteri, acquistano questi crediti e se li acquistano, se acquistano un pacchetto da 100.000 euro, ti dicono anche che ti fanno un favore, perché loro lavorano solo con importi importanti da 1 milione in su. Quindi già questa cosa fa sentire un'impresa un pezzente perché ha solo 100.000 euro di necessità. E inoltre questi fondi che acquistano questi crediti li rivendono poi ai nostri istituti di credito. Quindi per eliminare diciamo questo circolo vizioso sarebbe importante rivedere un momentino tutte le procedure. Inoltre viene molto svalutato anche il lavoro degli impresari perché non è possibile che chi acquista un credito in un momento di necessità ci guadagni quasi il 50% di tutto il lavoro, a differenza di chi effettivamente ha lavorato instancabilmente per correre dietro a questa proposta del nostro Stato e soprattutto a scadenze molto serrate. Quindi mi ha fatto davvero arrabbiare questo episodio e ho scritto anche al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, perché si è messo a conoscenza di quello che sta accadendo nel suo territorio. Se non viene data una svolta importante, penso che, come è stato ampiamente detto, ci saranno delle conseguenze molto gravi sul nostro territorio. Lunedì ho un appuntamento telefonico con un assessore delegato e avrei proprio piacere di metterlo a conoscenza di tutto quello che è stato detto anche oggi. Io li ho anche invitati, non ho idea se siano presenti, però eventualmente vi farò mettere in contatto con loro. Mi ha fatto molto piacere appunto leggere della provincia di Treviso che ha fatto questi acquisti, per cui ho colto questo invito con molto piacere. Io non ho idea di come possa avvenire poi lo scambio tecnicamente dei crediti da parte di una pubblica amministrazione, ma sono certa... Ora più tardi, scusa Eleonora, ci sarà Vincenzo Castellaro, sì, che ci segue, poi lo potrà sentire, che esatto, è contato, che ce lo spiega in maniera più puntuale. Esatto. Nel tempo che ti ho disturbato, dico che si sono collegati anche il senatore Emiliano Fenu e l'onorevole Gian Mauro Dall'Oglio, così abbiamo due riferimenti direttamente parlamentari. Gianni Girotto, come al solito, sì, come dire, è sempre molto generoso e chiede che magari prima di lui intervengano anche queste altre persone. Quindi, Eleonora, vai avanti. Scusa se ti... No, ha fatto benissimo. Non era per interromperti, assolutamente. Ecco, quindi è fondamentale appunto che queste procedure siano seguite da studi legali che hanno insomma tutte le competenze per mettere assieme queste amministrazioni. Però ritengo molto importante anche un'altra cosa. Aspetti, che c'è un messaggio, scusate. Mi era uscito un messaggio sulla videocamera. Volevo dire una cosa molto importante però, che nel momento in cui una pubblica amministrazione acquista i crediti, un pacchetto di crediti dalle banche, a mio avviso dovrebbe essere anche importante che ci sia una sorta di canalizzazione, ovvero le banche dovrebbero essere obbligate ad acquistare i crediti delle imprese e dei committenti del territorio. Perché se questi plafond che mettono a disposizione grazie all'acquisto appunto della regione vengono utilizzati per foraggiare sempre questi sciacalli di fondi, ritengo che non si risolvano i problemi. Quindi che ci sia una sorta di canalizzazione, a mio avviso, è molto importante, perché devono essere privilegiate le imprese e i committenti del nostro territorio. E questa è una forma di canalizzazione, insomma bisognerà un attimo capire e vedere come si può mettere in atto, però è fondamentale a mio avviso che si tenga in considerazione. Volevo dire altre due cose riguardo appunto anche la possibilità di vendere i crediti tra imprese. Ci sono imprese che potrebbero tranquillamente assorbire l'acquisto di crediti e utilizzarle in compensazione con contributi, tasse o IVA, però io ho notato nel tempo che è stato buttato troppo fango su questi crediti e le imprese fanno tanta fatica ad acquistarli perché hanno paura delle conseguenze che potrebbero esserci nell'acquisto
nell'acquisto dei crediti, temendo che siano rischiosi. Nella realtà penso siano crediti molto controllati, perché sono stati vistati, asseverati e certificati, quindi penso molto sicuri. E un'altra cosa che a mio avviso potrebbe essere anche interessante è togliere l'obbligo della compensazione per quei privati cittadini che decidono di acquistare il credito dei committenti e che hanno la capienza fiscale per poterlo detrarre. Il problema è che c'è un obbligo nella compensarlo, e quindi viene tolta la possibilità a moltissimi privati che hanno capienza fiscale di poter scaricare in qualche modo il credito. Ecco, io ho finito e spero di aver dato il mio punto di vista in maniera chiara, e mi auguro che ci siano seguiti. È stata gentilissima e molto, molto precisa. Allora, andando rapidamente, direi Marco Toro, senatore Fenu può resistere ancora oppure deve andare via subito? Sì, sto ascoltando con interesse. Allora posso ancora, seguiamo la scaletta. Marco Toni della cooperativa Fratelli è Possibile, il primo che ci ha avviato a questo confronto per lo scambio con le aziende, che stiamo monitorando anche nelle difficoltà. Io ho parlato con diverse aziende, anche molto generose e molto disponibili. Ahimè, i loro commercialisti fanno velo. La questione, come ha scritto in chat una persona proprio qui, è la questione della responsabilità, che verso i commercialisti diventa assolutamente, abbiamo una difficoltà enorme in questo senso. Lo dico perché non faccio i nomi, ma aziende veramente di grande disponibilità anche umana. Io devo chiarirmi meglio questa faccenda e per proseguire. Ho parlato con svariate, solo le aziende del nostro settore, diciamo, che conoscono un po' la vicenda, vanno avanti, perché, come dice qualcuno, molti non si rendono conto che il terrorismo che è stato fatto sulla vicenda delle truffe sul superbonus è un terrorismo stupido, perché è tutto certificato da professionisti e controcertificato. A te la parola, Marco. Sì, grazie Fabio, vi ringrazio tutti perché è veramente un incontro interessantissimo. Io porto via poco tempo perché vorrei sentire tutti gli altri. Io porto l'esperienza di un'azienda, di una cooperativa sociale edile, un po' anomala, perché non sono molte le cooperative sociali edili che sono sul territorio. Noi abbiamo una parte che si occupa di edilizia e una parte che si occupa di mediazione sociale del conflitto. All'interno della nostra azienda ci sono delle persone che in difficoltà. Noi facciamo inserimenti lavorativi, quindi la difficoltà che abbiamo noi attualmente nella gestione dei crediti si rispecchia anche sulle difficoltà che hanno persone che diversamente dalla nostra realtà farebbero fatica a trovare un altro inserimento lavorativo. Siamo una cooperativa. Ecco, mi collego a quello che diceva Eleonore, poi che ha anche ripetuto Fabio, su questa questione dei crediti fiscali sul super bonus, non sono in grado di dire per quale motivo, ma è stato gettato veramente troppo fango, tanto fango, al punto che confermo quello che diceva Fabio, cioè gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori più avveduti, quelli che hanno a cuore il tessuto sociale dell'impresa, quelli che si sono, come si dice, no, fatti da soli, capiscono le difficoltà, eccetera. Quindi si trovano molto spesso a capire la difficoltà che io gli presento e a essere solidali. La maggior parte delle volte troviamo quell'opposizione anche un po', superficialotta di alcuni commercialisti che o per mancanza di voglia di approfondire gli argomenti, perché ho trovato anche questo, oppure proprio perché molto spesso hanno paura di consigliare al proprio cliente una strada che potrebbe essere un po'
impervia. E grazie al cielo, facendo parte di una del mondo delle cooperative, c'è una sorta di mutualità che però non è, come dire, dettata da una consapevolezza delle carte, da una consapevolezza dei processi, ma diciamo più che altro è basata sul rapporto personale mio con gli altri presidenti. Questo però a lungo andare si va scemando, perché poi non è che posso continuare col rapporto personale e coinvolgendo chissà quante realtà. Noi attualmente abbiamo 532.000 euro di crediti sul cassetto fiscale che stiamo piano piano vendendo. Abbiamo onestamente un rapporto con Banca Etica di Padova che ci allunga una mano, ma diciamo che incominciamo a essere in difficoltà. No, siamo una delle tante aziende edili e non solo edili che incomincia ad essere in affanno. Abbiamo ancora tanti lavori, tante possibilità di aprire cantieri, eccetera. Per fortuna abbiamo credito con alcune banche che ci consentono di avere un finanziamento per poter partire con i nuovi lavori, e speriamo di riuscire a fare ripartire il volano. Il problema è che in quest'anno, oltre ai 500.000 euro di crediti che già abbiamo sul cassetto fiscale, ne avremo altri 700. Perché cosa succede? Che come molte altre aziende, immagino che ci siano qui collegate, sapranno, te firmi un contratto con un cliente e incominci a fare la ristrutturazione, il governo a metà strada ti cambia le regole e eticamente come fai a lasciare una persona con il tetto scoperchiato e una famiglia senza casa? Cerchi di portarlo almeno in uno stato di sicurezza il fabbricato, ma a quel punto però ti sei esposto tantissimo, e noi siamo in questa situazione. Diciamo non ancora una situazione disperata, ma comunque molto tesa. Diciamo che dal punto di vista finanziario è una situazione molto tesa. Non vi rubo altro tempo perché vorrei sentire. Andiamo avanti, lo sappiamo. Darei la parola a Marco Cacciatore, consigliere regionale del Lazio, che poi sarà con noi anche giovedì prossimo per la manifestazione dal Parlamento Europeo. Marco, ci sei? Marco? Ecco Fabio, mi sentite? Marco? Sì, così almeno vediamo se ci colleghiamo, e poi diamo la parola anche. Saluto anche Mauro Romanelli, che è qui con noi, di Cittadini per l'Italia Rinnovabile, che sta seguendo anche e ha cominciato a coinvolgere amministratori, e sarà anche con noi giovedì, in questo caso da Firenze, mentre la manifestazione da Roma sarà coordinata con Cacciatore. Subito dopo l'intervento di Marco Cacciatore darei la parola al senatore Emiliano Fenu. Ok? Spero di non sbagliarmi, poi se faccio qualche pasticcio me lo dite. Poi c'è anche il parlamentare l'onorevole Gianmauro Dell'Olio, quindi gli diamo la parola entrambi, così ci danno degli elementi. Però se dal momento che Vincenzo Castellaro, ok, facciamo così, Vincenzo Castellaro ci parlerebbe di Treviso un secondo, e ci darebbe anche degli elementi poi per i parlamentari. Quindi facciamo così, l'importante Vincenzo, un intervento breve prima dei parlamentari, ok? Andiamo con questo ritmo, va bene? Allora vai Marco Cacciatore, a te la parola, e grazie di essere con noi e per l'iniziativa anche di giovedì prossimo, vai. Allora Fabio, grazie, sì, mi ero distratto un attimo tra insomma i molti interventi annunciati.
scusate, ma essendo in macchina per ovvi motivi, noi qua siamo più che in campagna elettorale in centrifuga e mi collego dalla macchina e pertanto meglio non mettere il video, sia per una questione diciamo di immagine e di figura, non perdete nulla a non vedere la mia faccia, ma anche per questioni di collegamento. Io ho ascoltato con interesse e sarò breve perché sto imparando da questo incontro. È chiaro che da consigliere regionale ho presieduto la commissione urbanistica nei 5 anni in cui la Regione Lazio ha concluso il piano paesistico, una delle poche regioni ad averlo fatto, molto in ritardo però. L'incertezza della vincolistica che non serve a frenare lo sviluppo, serve a salvaguardare le aree di pregio perché lo sviluppo sia sostenibile, negli anni nel Lazio ci ha dato un numero e vi sto ascoltando con molto interesse perché parlate di strumenti che servono diciamo a ridurre l'extra profitto per far tornare l'impresa, almeno qui nel Lazio, qui a Roma, dalla parte dell'utilità sociale, dalla parte dell'esigenza delle comunità. Noi a Roma abbiamo una situazione emergenziale che vede convivere abbandono edilizio di tutti i tipi ed emergenza abitativa. Ho sentito uscire fuori anche il problema case popolari impropriamente dette, politiche abitative. Ecco, credo che vada ripensato il tipo di intervento. Dai numeri che ci ha dato quel piano paesistico nella Regione Lazio, prima di essere approvato quel piano aveva già definito i vincoli, il loro perimetro, almeno fin dal 2007. Quei perimetri non sono mai cambiati, eppure oggi c'è chi dice non si può più costruire. Ecco, siccome appunto l'estensione dei vincoli è rimasta immutata, evidentemente nel giro di 15-20 anni si è costruito ovunque si poteva. Se oggi a fronte di quegli interventi troviamo molto abbandono, c'è sempre modo e tempo di ripensare quegli interventi, riabilitarli all'abitare, alle attività associative. Quindi gli strumenti di cui parlate evidentemente sono insomma pensati a misura di comunità. Se si interviene con diciamo una con edificazioni da migliaia di unità abitative laddove le comunità sono cresciute di poche centinaia nel giro di 10 anni, è perché la logica dell'extra profitto non riguarda soltanto il settore energetico ma anche alcuni tipi di impresa che danneggiano non soltanto i territori, la sostenibilità, ma innanzitutto danneggiano i loro colleghi, cioè quelle imprese che invece vanno dalla parte dell'esigenza pubblica e delle comunità. Allora questo tipo di interventi, questo strumento di cui parlate, sicuramente può restituire invece una misura di comunità, può restituire un tipo di dimensione imprenditoriale che veramente parla la lingua del cittadino, molto spesso magari di dimensione piccola o media, così come è stata sempre la spina dorsale a livello nazionale, quella che almeno ha condotto questo paese negli anni del suo ormai dimenticato boom economico, e con gli strumenti economici come l'eco bonus e insomma gli altri fondi di cui si potrebbe beneficiare dopo l'epoca pandemica, che potrebbero rilanciarci. Faccio soltanto uno spunto, Fabio, perché nella mia commissione oltre al tema urbanistica avevo anche rifiuti ma avevo anche politiche abitative. Ecco, laddove noi ci spostiamo dal campo dell'impresa al tipo di intervento, all'impresa diciamo pubblica e alla gestione delle politiche abitative, qui nel Lazio abbiamo visto partire gli ecobonus 110 annunciati con magniloquenti conferenze stampa, ma così come nel piano paesistico si è spesso svuotato di senso l'impatto delle norme che dovevano avere sul territorio, anche lì ci si è fermati alle conferenze stampa. Questo devo dire è stato un po' un filo rosso che ha condotto parecchie attività della giunta uscente. Ottime leggi approvate ma poi poche sono atterrate sul suolo in termini concreti. Per quanto riguarda insomma gli strumenti regionali, al di là della pianificazione, però parlando anche dei fondi rotativi, oltre che appunto gli interventi di cui avete parlato di acquisto del credito per riversarlo in termini di utilità sociale, ecco, il problema vero delle politiche abitative è proprio il debito, quindi nel caso di acquisto di crediti da parte regionale potrebbero insomma poi rivolgersi ad assottigliare diciamo deficit che hanno i gestori di edilizia residenziale pubblica, che potrebbero riportarli ad intervenire sul territorio andando incontro alle difficoltà, tra le più importanti sicuramente sul livello gestionale e manutentivo,
c'è sicuramente lo stato di vetustà e di malfunzionamento proprio dei sistemi termici e quindi delle pompe di calore. Ecco, avere iniziative sotto quel punto di vista innovative a poco costo, anche tempisticamente diciamo realizzabili in maniera sostenibile, potrebbe veramente creare una svolta. E credo che se insomma hanno prevalso nel Lazio e a Roma i tipi di insediamento votati più al profitto che alle esigenze della comunità, è perché l'economia ha teso una via troppo finanziaria rispetto a quella reale, e quindi è assolutamente il pallino sta nel sistema finanziario degli istituti di credito, e le istituzioni devono chiaramente interfacciarsi con queste realtà per far tornare a misura d'uomo una dimensione economica. È chiaro, lo stop al consumo di suolo a Roma ci sono i numeri per praticarlo, perché in maniera più tempestiva, veloce e semplificata riabilitare gli spazi e le edificazioni già esistenti, anche ottimizzandole a livello energetico e facendo reddito diffuso con il sistema delle comunità energetiche, a vantaggio innanzitutto delle piccole e medie imprese che qui sono ancora la spina dorsale, sarebbe diciamo un sistema, genererebbe un quadro win-win che abbiamo veramente al cospetto, e visto insomma gli anni di crisi pandemica che abbiamo appena vissuto e di investimento molto spesso diciamo in contrasto o comunque avulso dalle esigenze della comunità, avremmo anche gli elementi per agire secondo le residenze. Lo sviluppo a Roma e non solo credo che o è sostenibile oppure non è sviluppo, siamo tutti d'accordo, ed è sostenibile se è a dimensione dell'uomo e a vantaggio di tutto. Ti ringraziamo molto anche per questo intervento. Ovviamente ci aspettiamo anche nei giorni di campagna elettorale che tu ci faccia arrivare qualche buona notizia da alcuni amministratori pubblici con cui magari avete un dialogo diretto, perché entrino in questa partita dell'acquisto dei crediti fiscali. Ora davvero abbiamo bisogno dello sforzo che tutti voi e noi ci mettiamo la faccia, ok? Ti ringrazio. E buon proseguimento, ci risentiamo giovedì, va bene? Grazie a voi tutti, grazie. Ciao, grazie tante. Quindi, allora, rapidamente per un intervento, swing, Vincenzo Castellaro e poi Emiliano Fenui, è entrato anche il senatore Trevisi. Vai Vincenzo. Sì, ciao, buongiorno a tutti, perdonatemi la voce, ma sono i malanni di stagione. Sono Vincenzo Castellano con la N. Scusami, ma io sono famoso per sparare scemenze sui nomi e sui cose, quindi ti chiedo pietà, ecco. Hai tolto l'audio, scusami. No. Treviso, giusto per dare qualche indicazione tecnica e per non far spaventare gli altri enti pubblici, perché si sta muovendo a macchia d'olio l'operazione, però parecchi ancora enti sono scettici. Non c'è impegno di spesa, è semplicemente trasformare la spesa corrente da cash in credito d'imposta. Quindi l'ente pubblico non deve fare un'operazione di bilancio, non deve mettere un impegno di spesa. L'opposizione non può dire nulla riguardo una distrazione finanziaria dell'ente. Quindi semplicemente l'ente locale deve quantificare quanta di spesa corrente dell'anno X deve destinare a imposte e tasse. Spesa corrente, attenzione, che avrebbe comunque, a prescindere dall'operazione finanziaria di cui stiamo parlando, appunto operazione esclusivamente finanziaria, non economica per ente. Poi gli effetti chiaramente sono positivi. Quindi ritorniamo a prima. Spesa corrente, l'ente deve essere in grado, ma lo saprà fare il ragioniere capo, dire quanto euro di spesa nell'anno destina nell'F24. Dopodiché con l'ente tesoreria, se ce n'è uno, o facendo una call nel territorio in cui l'ente è situato, deve semplicemente chiedere l'offerta migliore. Ho 100, quanto mi date con 100.000 euro a titolo di credito d'imposta? Ci sarà chi dirà 105, chi dirà 106, chi dirà 110, vincerà quest'ultima. Quindi l'ente poi che cosa farà con la banca vincitrice? Si accorderà semplicemente per pagare il prezzo del credito anno per anno. Quindi vuol dire che il giorno 10 del mese di gennaio l'ente in questione semplicemente anticiperà l'F24 in termini finanziari pagando la banca piuttosto che lo Stato. La banca entro i giorni successivi dal credito del prezzo trasferirà sul cassetto fiscale, inserendo il codice fiscale come tante imprese hanno fatto in questi mesi,
che ha avuto la fortuna chiaramente di poterlo fare in questi mesi, trasferirà il credito d'imposta all'ente pubblico. Questa è l'operazione Treviso. Quindi Treviso cosa ha fatto? Ha acquistato 14 milioni di euro circa di credito d'imposta e li ha pagati all'incirca 1 milione in meno, trasformando questo 1 milione in meno in un 100.000 euro di spesa corrente in meno, anno per anno, da destinare ad altri capitoli di spesa. La società, per aiutare le famiglie in difficoltà, per fare un asilo nido, può fare quello che vuole. Chiaramente è una spesa corrente che si libera da destinare liberamente secondo le scelte politiche dell'ente locale in cui si trova. Questa operazione di Treviso deve essere rappresentata in questo modo perché è tanto elementare quanto innovativa, perché darebbe spazio chiaramente ai cassetti fiscali delle banche che si possono liberare e quindi riprendere il meccanismo virtuoso che abbiamo detto più volte della gestione dei crediti. L'aspetto politico è fondamentale perché sarebbe il caso che, come qualcuno ha detto, che questa operazione non deve dare poi spazio ai famosi squali e quindi poter ancora ingrassarsi ulteriormente, ma deve dare spazio ai territori. Cioè bisogna dire alle enti, va benissimo tutto, compriamo dalle BCC, compriamo dagli enti locali, compriamo dalle banche locali, non compriamo da Unicredit Intesa che in questi mesi hanno fatto grasso che cola e poi vi saluto. Non funziona così. Quindi diamo queste indicazioni agli enti, assistiamoli. Io sto assistendo alcune regioni che si sono avvicinate, perché io sono in stretto collegamento con l'avvocato Gaudiello di CMS, che è stato uno degli avvocati che ha seguito la provincia di Treviso, quindi con lui mi sono confrontato anche dal punto di vista tecnico. Quindi bisogna essere bravi a dire all'ente che dopo poi l'effetto positivo che ha nelle casse dell'ente locale lo deve riversare sul territorio, se no altrimenti, io lo dico anche da meridionalista, da soggetto del sud, vediamo sempre maggiormente ingrassare, tra virgolette, far crescere i bilanci degli enti più grandi piuttosto di scavi piccolini, perché ci sono tanti, perché paradossalmente le parti del paese che più hanno bisogno di questi interventi sono quelle più abbandonate in questo momento. Leggiamo i dati Enea, vediamo che Milano Lombardia ha fatto interventi da capogiro e più man mano che scendiamo nel paese siamo prossimi allo zero come interventi. Quindi lo spunto che voglio dare io, quindi spieghiamo bene l'operazione e soprattutto cerchiamo, come anche come Sodali, come organizzazione, come forza democratica, di dare un messaggio positivo all'ente che riversi poi gli effetti sul territorio. Questo è uno spunto di riflessione. Un'altra cosa che volevo dare, come qualcuno ha chiesto, la responsabilità. Qui non si parla di responsabilità perché chiaramente l'ente compra un credito d'imposta già certificato a monte e soprattutto già vistato e ancora di più già con una seconda opinion, cioè la diversa della banca l'ha già ultimamente visto. Quindi la negligenza non c'è dolo, non c'è colpa grave. Quindi chiaramente l'ente viene completamente sollevato da qualsiasi responsabilità. Oltretutto nell'operazione Treviso, vi segnalo, nel contratto di cessione ci sono delle clausole specifiche previste dall'avvocato che hanno addirittura previsto che eventuali cause che dovessero sorgere sulla spettanza del credito vengono coperte dalla banca stessa, perché chiaramente l'opposizione potrebbe dire: benissimo, mi stai creando spesa corrente ulteriore, però mi metti comunque il comune a rischio di accertamento. Anche questo aspetto qui è stato risolto inserendo appunto clausole specifiche che dicono che qualsiasi causa che dovrebbe intentare l'ente per difendersi verranno sostenute a spese della banca. Questo è un po' l'operazione del Treviso. Un'altra cosa che volevo dire, due spunti, poi mi taccio e lascio la parola agli altri perché siete tanti a dover intervenire. Ci sono i problemi delle unifamiliari, ci sono i problemi anche dei primi cessionari, beneficiari che hanno avuto la possibilità di poter sostenere le spese. Io non capisco per quale motivo il cessionario non può compensare, ma deve solo detrarre, quindi mi collego all'appunto che faceva la collega Polato, quindi qui dobbiamo cercare di far capire ai tanti parlamentari che ci stanno ascoltando, cerchiamo di introdurre in questo momento una possibilità alternativa alla detrazione anche per i primi cessionari. Diamo a queste persone la possibilità di trasformare la detrazione verticale IRPEF su IRPEF, che spesso non trova capienza, in orizzontale, quindi dà la possibilità ai primi cessionari magari di pagare l'IMU, di pagare la spazzatura, di pagare qualsiasi cosa possa che non sia IRPEF. Quindi diamo questa possibilità, o anche eventuali professionisti, committenti, perdonatemi, che hanno anche l'attività individuale, quindi c'è confusione tra la ditta individuale e la persona fisica,
anche queste, quindi l'obiettivo qual è dare la possibilità a queste persone di trasformare la detrazione in compensazione per ampliare la capienza, perché parecchi beneficiari da qui al 16 marzo si troveranno con le mani legate. Altra possibilità che volevo suggerire al legislativo, io spesso mi confronto con loro e non capisco anche qui per quale motivo il primo beneficiario non possa cedere la singola annualità, cosa che invece può fare la società. La società che fa lo sconto in fattura, chiaramente sul cassetto c'ha le varie annualità che può cedere singolarmente. Il primo beneficiario qui è penalizzato, perché dice l'agenzia nella guida alla piattaforma web che il primo beneficiario o cede tutto o deve aspettare che passa un anno e poi cede le rate residue. Non può cedere la singola annualità. Anche questo per me è un limite che va tolto, perché a questo punto, così come alla stregua di fa lo sconto in fattura, anche il cessionario primo cessionario deve poter cedere alla banca piuttosto che all'impresa, piuttosto che al fratello o al parente, la singola annualità, chiaramente non frazionandola, che ha diritto. Questi sono i due spunti che volevo dare, che più ci interessano da vicino, perché in questo momento i più svantaggiati, nulla toglie dalle imprese, sono anche queste prime cessionali che si trovano alla scadenza della dichiarazione prossima di giugno. Detto questo, se avete altre domande vi posso rispondere. Sei un ciclone bravissimo, mi piace tantissimo quello tuo intervento. Ti chiedo cortesemente un pezzo, un articolo per Equologia, il nostro sito che sì, sono decine di migliaia di persone ogni giorno, per favore, con queste cose che ci hai detto. E così lo facciamo crescere, lo mettiamo a disponibilità di tutti, anche di quelli, delle centinaia di persone che sono direttamente collegate attualmente su Zoom. Alfonso, ti sto rubando sempre la parola, ma hai fatto un capolavoro di organizzazione, Domenico, eccetera, quindi complimenti. E sempre proseguendo a rubarti la parola, siamo tanti anche online, molto importante, quindi molto forte come iniziativa. Vincenzo, aspetto un pezzo, mi raccomando. No, sì, l'ultimissima cosa che voglio dare anche come indirizzo: un altro soggetto pubblico fortemente capiente si chiama ASL. L'ASL c'ha prorata zero, per chi non è addetto a lui, significa che non ha IVA da scaricare, da detrarre, quindi ogni qualvolta paga un fornitore, chiaramente non può scaricare l'IVA, la versa allo Stato. L'ASL possono essere un'altra boccata d'ossigeno non indifferente. Io mi sto già muovendo, fatelo anche voi. La spesa della regione Toscana, ne sa qualcosa Mauro Romanelli, che è stato consigliere, io ho fatto il presidente della sanità toscana, e diciamo i tre quarti del bilancio delle regioni sono sanità. Quindi possiamo chiedere a Marco se gli enti in dissesto possono acquistare i crediti? Ah, ecco, sì, questa domanda sì che ci avevamo fatto prima. Prego, gli enti in dissesto possono acquistare i crediti? Direi con me o a me la domanda? Sì, Vincenzo. Allora, io non sono un esperto di finanza pubblica, mi posso approfondire con il collega, l'avvocato Caudillo, ma io credo che... Non ti chiami Marco o Vincenzo, scusami? Io sono Vincenzo. Ecco, c'è scritto Marco. Nel nome c'è scritto Marco, una volta tanto non ho sbagliato io. Perdonami, non so perché è uscito Marco, sinceramente non lo so. Comunque Vincenzo, no, io credo che non ci siano dei limiti soggettivi, così come anche oggi possono comprare le imprese in fallimento i crediti d'imposta, credo che si possa mutuare allo stesso modo anche in questo, perché qui, ripeto, il principio, Salvatore, del tu, non sì, è... Sì, mancherebbe altro. Non c'è un impegno di spesa, quindi l'ente in dissesto comunque paga le imposte. Quindi significa, non significa distrarre soldi, cioè il commissario che gestisce l'ente in dissesto non è che sta distraendo soldi da finalizzare all'operazione. Quindi qua comunque sta dando, anzi va proprio, forse l'ente in dissesto dovrebbe essere il primo a dover capire che finanziariamente questa operazione vale la pena. Un'operazione conveniente, è chiaro. Ma ti dico anche un'altra cosa che prima non ho detto, Treviso ha sbloccato i derivati, perché sapete bene che i comuni, gli enti pubblici, e qui chi lavora dentro lo sa benissimo, hanno spesso tanta liquidità che magari destinano a derivati per coprire i rischi di interessi dei prestiti che prende la Corte dei Conti. Quindi questa operazione potrebbe nuocere le banche, attenzione, perché l'ente che magari oggi ha milioni di euro investiti... Ti devo frenare. No, perché... va bene, mi taccio. Grazie Vincenzo.
Vai, grandissimo, aspettiamo l'articolo, comunque resta qui, perché poi dopo abbiamo un po' più di tempo, no, però non li possiamo tenere tutta la mattina, già ci hanno dato molto ascolto. Quindi, grazie a tutti, complimenti per l'iniziativa. Non perché non sono attenti, perché ci hanno fatto la cortesia di entrare con due giorni di anticipo. Complimenti a tutti, complimenti a tutti. Allora, senatore Emiliano Fenu. Sì, mi sentite? Perfetto, grazie di esserci, prego. Grazie a voi, in realtà mi interessava il discorso che faceva Vincenzo sui derivati per i comuni, però vabbè, magari se lo può dire anche dopo è interessante. Prego, Vincenzo, allora, derivati, rientra, vai. Vincenzo, ridici la storia dei derivati. No, diceva che chiaramente io non sono un esperto, però ho approfondito l'aspetto e ho visto che spesso i comuni, giustamente, fanno anche i loro interessi, destinano liquidità per coprire tassi di interesse, come anche l'inflazione. Quindi oggi, se al comune a ragione capo gli viene presentata questa opportunità ben molto più vantaggiosa rispetto a un derivato, perché qui parliamo di responsabilità zero, rischio zero, guadagno certo, perché sono soldi dello Stato, quindi è chiaro che questa operazione potrebbe far storcere il naso alle nostre di nuovo amiche banche. Quindi bisogna stare attenti come muoverci e come gestire questo aspetto anche politicamente. Quindi, non diceva forse prima anche il senatore Fraccaro, che magari il governo si possa scuotere un po' e quindi cominciare a mettere di nuovo i freni tra l'operazione e cessione. Quindi oggi Treviso in parola ha smobilizzato alcuni fondi derivati che aveva per destinarli all'operazione di gestione del credito, l'acquisto del credito, perché chiaramente l'ha ritenute tecnicamente più vantaggiose. Quindi questo è un tema chiaramente che dobbiamo portare all'attenzione vostra che siete in Parlamento, ma anche di tanti addetti ai lavori, e quindi gestire, fare un tavolo serio e capire come muoverci, evitare di fare muro contro muro, perché qui abbiamo capito bene che muro contro muro non andiamo né avanti e né indietro. Quindi dobbiamo essere corretti, etici, trasparenti tra i vari soggetti coinvolti, in primis le banche. Io non vado contro le banche, però che faccio il loro mestiere, diano soldi. Cioè, questo dico io, cioè, se loro hanno soldi in mano, li devono mettere nel circuito. Questo è un po' un tema che io sto affrontando ultimamente, quindi credo che passo la parola poi a lei, che sicuramente in questo caso è più autorevole sull'aspetto legislativo, e dobbiamo capire in che modo costruire un percorso insieme. Prego, senatore Fenu, a lei la parola. Anzi, a te, vabbè, perché noi diamo del tuo. Sì, cominciamo subito. No, allora, io in realtà stavo davvero ascoltando con interesse anche su quest'ultimo discorso, perché mi interessava la questione dei derivati. Perché effettivamente anche noi stiamo portando avanti questa proposta da portare un po' in tutte le regioni. Infatti qualcuno chiedeva sulla Sardegna. Sulla Sardegna vi aggiorno, perché mi hanno aggiornato proprio adesso mentre c'era la riunione. Noi insomma, che siamo un po' tutti nella chat, nel parlamentare che ci occupiamo del superbonus del movimento, abbiamo presentato uno schema di proposta di norma oppure di mozione da portare poi un po' in tutte le regioni, e quindi la prima, diciamo, è stata in questo senso la Sardegna. In realtà in Sardegna già due consiglieri della maggioranza, mi pare due della maggioranza, avevano presentato una proposta simile, quindi per far acquistare dalla regione Sardegna dei crediti. Noi abbiamo portato invece come emendamento alla legge di bilancio, perché la Sardegna sta ancora approvando la legge di bilancio, sono in esercizio provvisorio, una proposta un po' più completa che prevedeva, accanto all'acquisto diretto da parte della regione di questi crediti, anche l'acquisto, come diceva Vincenzo, da parte delle ASL di questi crediti, perché sono comunque tutte enti che hanno molti F24 a pagare, quindi avrebbero una capienza fiscale enorme per usare questi crediti e acquistarli dalle banche. La regione Sardegna, come hanno aggiornato di questo stamattina, la giunta ha accolto queste proposte formulando un articolo molto sintetico in realtà, dove prevede l'attivazione dell'acquisto da parte della regione e anche l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie per agevolare l'acquisto tra privati o banche e privati di crediti, e quindi questo dovrebbe entrare nella legge di bilancio della regione Sardegna. Poi delegherà, insomma, l'assessorato a fare
noi li chiamiamo i decreti attuativi, comunque a fare le norme, diciamo, attuative per poter poi procedere. Quindi questa è una buona notizia. E comunque stiamo procedendo un po' sul solco di quello che ha fatto anche Treviso a proporre anche alle regioni, perché il punto è, allora, io penso che è probabile che la ragioneria, il MEF, si metta di traverso a questo tipo di operazioni, come ha fatto finora nei confronti di qualsiasi operazione che tendesse a fluidificare il mercato dei crediti, diciamo. Però è importante portare dalla nostra parte più soggetti possibili, quindi sicuramente regioni ed enti locali sarebbero un ottimo alleato. Gli spunti sono tanti, ma ci sono tante persone, quindi non volevo prendere tanto tempo. Sulla questione che diceva sempre Vincenzo, sulla possibilità da parte del primo beneficiario di utilizzare subito, anziché la detrazione, un credito vero e proprio in F24, in realtà già avevo presentato un emendamento di questo tipo qualche mese fa in uno dei tanti decreti fatti per bloccare il superbonus, a cui era stato dato parere contrario, quindi questa è l'occasione per ripresentarlo. E sulla quello che ha detto Riccardo all'inizio, quello è un elemento di riflessione molto importante. Riccardo ha detto una cosa effettivamente importante, cioè una cosa che ci dovremmo chiedere noi legislatori: ma non sarà il caso di smettere di legiferare? È un po' provocatoria questa cosa qua, però siccome sono le norme di fatto da novembre del 2021 in poi che hanno ingessato il mercato dei crediti, effettivamente ci si può chiedere se non sia il caso di smettere di legiferare, cercare di fare azioni di promozione al di fuori della norma, perché il mercato potrebbe trovare soluzioni. Ragionando a voce alta, il mercato purtroppo potrebbe trovare la soluzione di cui ha parlato Eleonora e che conosciamo un po' tutti, che è quella di acquistare i crediti a prezzi stracciati. Quindi questo potrebbe essere il... Però allo stesso tempo, tenendo una certa stabilità normativa, banche, istituzioni, imprese potrebbero magari trovare nuove soluzioni permesse, come il caso dell'acquisto da parte degli enti locali di crediti, che riescono sia a svuotare le banche dei crediti che hanno in pancia, quindi i cassetti fiscali, e far ripartire il mercato dei crediti. È una considerazione a voce alta. Noi stiamo andando avanti comunque con una mozione di cui chiederemo la calendarizzazione. Un'altra mozione è stata presentata da Forza Italia, ma non so se Forza Italia avrà coraggio, insomma, alla decisione di chiedere comunque la calendarizzazione trovandosi in maggioranza. Dal punto di vista politico, nella maggioranza ci sono diverse anime, anche in Fratelli d'Italia ci sono diverse anime. C'è un'anima che vuole fermare il superbonus e la cedibilità dei crediti d'imposta, esattamente sul solco, immagino su indicazione del Presidente del Consiglio Draghi, che col senno di poi, anche noi se ci pensiamo, pare si è arrivato là giusto per fermare questa l'obiettivo principale di fermare la circolazione dei crediti fiscali per motivi che penso, ma non sto qui a dirvi. Eurostat, ha detto bene Domenico Passarella, nel senso, è un'indicazione, e non solo è un'indicazione, è un documento di prassi, una guida. In realtà la norma è un'altra. Quindi adesso bisogna vedere, e su questo solleciteremo il governo, se intende portare avanti quella che è la posizione dello Stato italiano sui crediti cedibili portata avanti fino adesso, o se intende cambiare posizione. Secondo noi questi crediti sono crediti non pagabili, perché il regolamento SEC così dice. Quindi quando i crediti sono sprecabili, cioè se uno non li utilizza nell'anno di competenza li perde, allora sono definiti crediti non pagabili, quindi non rientrano tra le spese e quindi non rientrano nel calcolo del debito pubblico, ma vanno a scontare le imposte e quindi a ridurre il gettito negli anni di competenza. Quindi anche su questo, oltre alla mozione, presenteremo un'interrogazione per capire come si vuole muovere il governo. Sugli enti in dissesto, io, scusate, sto un po' rispondendo, un po' faccio delle considerazioni, un po' rispondendo a qualche domanda, ma adesso tra poco mi taccio. Sugli enti in dissesto, io credo che possano, anzi, ecco, questa è l'ultima considerazione,
con cui chiudo, e magari tramite Gianni chiedo anche di tenerci un po' in contatto per portare avanti insieme la battaglia. Sulla questione di antidissesto credo che possano assolutamente, anzi, possano portare avanti delle operazioni che consentono un risparmio all'ente. E qua a me è venuto in mente un altro discorso, ma a questo punto, siccome gli enti locali hanno la possibilità di guadagnare dall'acquisto dei crediti fiscali, per il ragionamento molto semplice, compra 90 una cosa che vale 110, o compra 90 una cosa che vale 100, nel nostro caso 110. Ma se l'ente decide di porre in essere operazioni che magari invece sono rischiose e potrebbero portare a perdite, piuttosto che operazioni che conducono a un guadagno sicuro, a questo punto si può sollevare, questo me lo sto chiedendo io davanti a tutti, un tema di danno erariale in caso si faccia una scelta di questo tipo, quindi danno erariale qualora si preferiscano operazioni a rischio che poi conducono a delle perdite, piuttosto che operazioni come l'acquisto dei crediti fiscali che invece hanno un guadagno certo per l'ente. Io vi ringrazio, potrò stare 10 minuti e poi devo purtroppo scollegarmi. Grazie. Emiliano, grazie di tutto innanzitutto, e ovviamente poi Alfonso in particolare che guida questo cosa. Ora io ho preso spazio perché c'è una questione di scaletta, ma lui ovviamente poi dopo mi uccide in diretta personale. Però poi è lui che seguirà la cosa, quindi teniamoci in contatto quotidiano. La discussione è di grandissimo valore, mi sembra un evento di un'importanza fondamentale per dare risposte concrete. Rispondo anche a qualcuno che in chat ha detto sempre le solite cose. Quindi chiamerei anche il senatore, l'onorevole dell'Olio o dall'Olio. Cioè... Sì, salve, buongiorno a tutti. Ecco, allora sì, corretto. Dell'Olio, così. Corretto dell'Olio, senatore nella scorsa legislatura, deputato in questa. Per essere proprio in effetti precisi, andare un po' sul punto, quindi confermo tutto quello che ha detto Emiliano, con cui siamo sul pezzo costantemente, lo eravamo prima e lo stiamo tuttora. Dunque, importante la questione degli enti di sesto, sì, confermo anche io che da questo punto di vista gli enti di sesto non dovrebbero avere assolutamente problemi, l'importante è che abbiano ovviamente la provvista finanziaria, hanno la provvista finanziaria, quindi quello va l'anno su anno, quindi non ci sono problemi. Ho visto un po' di domande della tempistica, purtroppo la tempistica della risoluzione del problema, siamo appesi a quello che decide il governo, noi possiamo provare con mozioni, interrogazioni, in qualsiasi maniera, il problema è che il governo, perché con Giorgetti ci abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato anche con il vice ministro Leo, Giorgetti è ovviamente di impostazione draghiana e ha sta tendendo, si vuole attenere quanto più possibile a Eurostat. Il vice ministro Leo, con cui ci siamo già incrociati più volte, che incroceremo nuovamente, e sta anche lui cercando una soluzione. Di fatto, quello che noi, su cui noi stiamo battendo è per cercare di trovare una soluzione a livello sicuramente per il preesistente, perché il sentiment generale che vige in maggioranza è dobbiamo mettere a posto il super bonus in generale, quello su cui noi vogliamo battere. Sì, ho capito, il super bonus, il futuro, ora il problema abbiamo il passato, perché se non risolviamo il problema a queste 40.000 aziende di futuro è inutile parlarne. Ora, per quanto riguarda la questione, cioè, vado rapidamente proprio per non togliere tempo, per quanto riguarda la questione regioni, insomma quello che ha fatto Treviso, quello che ha fatto Sardegna, confermo che lì ci stiamo muovendo. Io per esempio sono di Bari e quindi abbiamo già cominciato a lavorare per quanto riguarda la Puglia. Io spero in settimana, credo lunedì o martedì, proverò a incrociarmi con i miei colleghi qua in regione, perché abbiamo tra virgolette un vantaggio, visto che siamo in Puglia, siamo in maggioranza e quindi abbiamo la possibilità di ragionare e provare a parlare un po' più con gli uffici più facilmente e provare a proporre una mozione del genere. Interessantissima la proposta, quella di utilizzare le ASL, perché in effetti valgono il 70-80% della spesa regionale, per cui bisogna vedere se è fattibile. Ci ho detto, le proposte che sono state fatte
quelle di andare a utilizzare e dare la possibilità a IMU di poter utilizzare il credito come IMU, come oltre che l'F24. E su quello, come ha detto Emiliano, ci abbiamo provato non solo una volta, sia nel bilancio che in altri decreti, ci hanno dato sempre risposta negativa e possiamo riprovare, però ora ci possiamo riprovare perché l'interlocuzione con il governo, il ministro Leo, ha una competenza che non avevamo, che non c'era su alcuni altri vice ministri che c'erano in precedenza, per cui potremmo riprovarci. Fatto sta che il governo ha bocciato a più riprese quella famosa proposta API, quella di poterli utilizzare per gli F24, che era a nostro avviso anche fin troppo a facilitazione delle banche, perché infatti noi avevamo fatto una proposta di modifica dicendo che le banche per utilizzare dovevano anche pagare qualcosina, visto che di fatto cedevano non più a 80-90 come potevano cedere a un privato, ma cedevano praticamente a pieno e quindi incassavano molto e con una totale sicurezza e facilità, visto che andavano a cedere direttamente allo Stato. Però questo per questioni di spese, di appostazioni e di anni, non solo il governo ci ha dato risposta negativa. La cosa più preoccupante è che la risposta che ci è stata data, perché il MEF poi dopo non dà risposte scritte ma dà risposte a voce, la risposta che ci è stata data, che dal punto di vista poi economico, di impatto, liberando lo spazio, questo però è successo quando eravamo ancora nella scorsa legislatura, liberando le banche, questo significava che le banche dovevano andare a potevano andare a quel punto ad acquistare altro credito, e questo significava dover coprire ancora, il che da un certo punto di vista è assurdo, perché sappiamo, come ho detto, che il superbonus genera reddito. Il problema è, come ha ricordato anche Riccardo Fraccaro, il problema è che lo Stato non può andare a calcolare la generazione del reddito e andarlo a mettere fra le coperture, quindi di fatto lo può utilizzare, ma a livello poi di impostazione di bilancio dello Stato non può andare a dire questo lo copro con i proventi futuri, perché purtroppo è così e non lo si può modificare. Quindi il problema è che bisogna chiedere allo Stato di andare a dare una copertura che è finanziaria, non economica, cioè do una copertura oggi per i prossimi 2 anni, 3 anni, perché poi so che tanto che mi rientra e quindi so che mi ritornerà. Quindi il debito che io faccio, ammesso che abbia spazio di poter fare debito, il debito che io faccio me lo andrò a coprire subito. E diventa poi a questo punto una questione prettamente politica, cioè metto i soldi lì e genero possibilità per le imprese, oppure lo faccio da altre parti. E qui i problemi sono, ecco, vi do la visione politica. Il problema è la visione politica della maggioranza che sta cercando di allocare soldi in varie situazioni, in varie posizioni, ma non immagina, non pensa che effettivamente quello che ha detto una persona che ha parlato prima, nel momento in cui mi saltano queste 40.000 imprese e quanto devo spendere di NASPI, di cassa integrazione e cose varie, è un problema. Ora, io altri punti in questo momento non ne ho, perché Emiliano è stato estremamente esauriente sulla storia. Noi continuiamo, mi farebbe piacere sinceramente, quindi vi chiedo di metterci in comunicazione con chi prima stava parlando dal punto di vista tecnico su Treviso, su quanto è stato fatto su Treviso, perché potrebbe essere utile per mettere a punto la norma sia per la Puglia, ma il problema è anche per le altre nazioni, perché per altre regioni, perché il problema è che ogni regione ha la sua regolamentazione, quindi non lo si può fare a livello nazionale, ma lo si deve fare replicare a livello di ogni regione. Poi che questo possa avere un input nazionale, perché il governo possa decidere di spingere, è un'altra storia, però dal punto di vista legislativo è ogni singola regione che si deve muovere in quel senso. Ci ho detto, io resterò ancora un po' in attesa ad ascoltarvi. Ti ringrazio. Grazie. Tanto anche a te della grande disponibilità, quindi sempre molto rapidamente col ritmo Marcello Contu, che alle 12.30 ci deve lasciare, che è protagonista di questa nostra battaglia. A te la parola. Chi sto lasciando indietro, che qualcuno che invece che picchiarmi mi mandi un messaggio. Vai. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, per chi non mi conosce, giusto 2 parole per presentarmi. Mi chiamo Marcello Contu, sono
ingegnere e creatore del marchio Iltomic Impiantista e cofondatore con la mia socia Maria Laura Noviello di Sistema Smarturo. Ci occupiamo di impianti, progettare e realizzare impianti da 16 anni, prima sul territorio sardo e poi gradualmente su tutto il territorio nazionale. Ho seguito con attenzione il Superbonus già dai primi mesi del 2020, quando questa importante... Voi mi vedete, perché io continuo a vedere te, Fabio. Chiedo conferma se mi vedete. Perfettamente. Perfetto. Dicevo, quindi ho seguito con attenzione il Superbonus già dai primi mesi del 2020, quando questa importante agevolazione era ancora allo studio, e già dopo qualche settimana ci siamo accorti che era una materia molto complessa, soprattutto per i continui cambi normativi. A quel punto, come era Laura, ci siamo detti, se la materia è complessa per noi tecnici, figuriamoci per i cittadini che vogliono beneficiare del Superbonus. E quindi abbiamo iniziato a informare il grande pubblico sulle evoluzioni continue del Superbonus. 2 anni e mezzo fa, il 21 settembre 2020, abbiamo iniziato live quotidiane sul Superbonus, e pare che questa iniziativa sia piaciuta, perché ormai abbiamo superato le 500 tra live di un'ora e video brevi di ultime notizie, con più di 8 milioni di visualizzazioni, 62.000 iscritti su YouTube, eccetera. Non sto ad annoiarvi. Entro subito nella vicenda, nel vivo della vicenda crediti. Ho visto i precedenti interventi, io non starò a ricordarvi quanto sia ingiusto e incivile cambiare le regole a gioco in corso, o di come abbiamo passato l'ultimo anno rimpallati, secondo me, tra pretesti vari di uno Stato che semplicemente non vuole onorare i suoi debiti. A titolo di esempio vi ricordo, prima la vicenda della responsabilità solidale, poi sequestri conservativi e la Cassazione che dice no, i sequestri non possono essere stoppati. Gli ultimi giorni si parla di Eurostat e di questa vicenda veramente paradossale di crediti pagabili o non pagabili, perché concordo pienamente con chi mi ha preceduto sul fatto che questi crediti siano pienamente non pagabili. Non bisogna essere degli esperti di contabilità dello Stato, basta saper parlare l'italiano e leggere con attenzione. Né vi voglio ricordare che migliaia di famiglie, clienti finali, imprese e tecnici se la stanno passando veramente male da mesi, come avendo come unica responsabilità l'essersi fidate di una legge dello Stato. Ma ho visto anche tanti commenti in chat di amici che chiedono soluzioni attuabili già nel breve termine. Quindi voglio farvi un breve intervento più pratico possibile. Intanto vi dico due cose che non dobbiamo assolutamente fare in questo momento e tre cose invece che possiamo e dobbiamo fare per gestire i tanti crediti che abbiamo sul nostro cassetto fiscale. La prima cosa che non dobbiamo assolutamente fare è svendere i nostri crediti fiscali. Ogni giorno mi contatta qualche amico imprenditore raccontandomi questo scenario post-apocalittico del fondo estero X, poi non si capisce mai chi c'è dietro questi fondi. L'hanno contattato proponendogli l'acquisto dei crediti al 50-70% del valore nominale. E questa è certamente una soluzione non attuabile, perché non credo che nessuna impresa abbia marginato il 50% sull'importo complessivo dell'appalto, per cui svendere i crediti al 50% significa una perdita secca di tante decine di punti percentuali. Quindi chi si abbassa a questi compromessi sta semplicemente rinviando di qualche mese il fallimento della sua azienda. Quindi anche in un momento di difficoltà così importante dobbiamo essere forti e non finire nelle mani di questi che posso solo chiamare col loro nome, cioè usurai. Tu li hai chiamati cravattari, Fabio, ma è la stessa roba. La stessa cosa che non dobbiamo assolutamente fare in questo momento è litigare tra noi, che siamo tutti parte lesa alla fine. Ho notizia di tecnici e imprese che fanno causa ai clienti finali per il mancato guadagno, ma anche di clienti finali che fanno causa a imprese e tecnici per la cosiddetta perdita di chance. Bene ragazzi, questo è il modo perfetto per farsi male e riempire le aule dei tribunali per i prossimi 10 anni almeno. E allora che cosa dobbiamo fare? Certamente sono interessanti gli spunti di cui abbiamo letto sui giornali con regioni e province che entrano nel mercato dell'acquisto dei crediti o del prestare garanzie per alleviare, diciamo, le sofferenze ai loro cittadini. E da sardo sono felice che la Sardegna sia stata tra gli apripista in questa direzione, e che anche tanti altri stanno cercando di seguire questa strada. Avete già parlato di Treviso, eccetera, anche se poi bisogna vedere se saranno gestiti anche i crediti già maturati e non quelli che saranno creati nei prossimi mesi. In ogni caso, purtroppo, dopo quest'ultimo anno, la mia fiducia verso lo Stato e le sue varie emanazioni è un po' ridotta al lumicino. Per cui ben vengano queste iniziative, ma
ritengo che dobbiamo avere anche altre strategie di uscita da questa palude. E parlo ovviamente di strategie che in qualche modo possiamo controllare e attuare fin da subito. Mi sono venute in mente tre cose che dobbiamo cercare di fare con tutte le nostre forze, cose che hanno in comune la solidarietà. Parola che sembra superata, obsoleta, antica, ma che invece può darci enormi soddisfazioni. La prima, solidarietà è mettersi insieme. Qui abbiamo in diretta il comitato degli esodati del Superbonus che sta facendo un lavoro veramente egregio di sensibilizzazione, eccetera, ma in tanti mi scrivono anche su altre organizzazioni, magari un po' più piccoline. E poi c'è un'altra solidarietà attuabile in modo molto più capillare, ed è quella tra imprese o tecnici e clienti finali. È un'idea già testata con successo che è venuta fuori quasi per caso. Infatti, qualche giorno fa mi confrontavo con un nostro cliente sul tema dei crediti fermi sul nostro cassetto fiscale e gli spiegavo che, benché la nostra situazione sia sotto controllo, avere X milioni sul cassetto fiscale ovviamente non è indolore. In particolare ci costringe a procedere più lentamente di quanto vorremmo, investire meno più lentamente nello sviluppo del nostro sistema smarturo. E il cliente mi ha detto così, dal nulla: ma se vuoi io ho capienza fiscale, come possiamo organizzarci? E per cui ci siamo organizzati in qualche giorno in un modo molto semplice. Quindi ci siamo accordati per restituirgli i crediti relativi al primo stato d'avanzamento, sul quale gli avevamo fatto lo sconto in fattura, mentre per il secondo SAL e lo stato finale ci pagherà con bonifico parlante e poi utilizzerà direttamente i crediti per pagare le sue imposte nei prossimi anni. Vi ricordo infatti che la prima cessione è completamente libera, per cui le imprese possono anche, si dice tecnicamente, retrocedere i crediti ai clienti ai quali avevano fatto lo sconto in fattura. Questo ce lo conferma l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia. Vi do il riferimento e la risposta alla istanza di interpello numero 904-1760 del 2022. Ora, ovviamente sono consapevole che non è facile trovare clienti finali con una capienza tale da accogliere i crediti dell'intero progetto, ma sono convinto che in tantissimi avranno capienza per gestire una porzione dei crediti. Quindi parlatevi, ragazzi, tra imprese, clienti, tecnici, parlatevi e cercate di capire se il vostro cliente può prendere anche solo, che ne so, 20-30 mila euro di crediti. Parlateci, è sempre un passettino, una goccia, ed è meglio di nulla. Quindi soprattutto sulla cessione di porzioni di crediti sono convinto che i clienti finali possano fare tanto. Infine, terzo punto, possiamo spingere la solidarietà tra imprese e loro fornitori. Mi hanno scritto alcune imprese che stanno riuscendo a cedere i crediti ai loro fornitori a 80 del valore nominale. Ragazzi, l'80% di 110 sono 88 euro su 100 fatturati, quindi è vero che da un lato magari l'impresa pensava di recuperare i 100 fatturati, ma una perdita di 12 punti percentuali è meglio che stare completamente fermi con i cassetti fiscali bloccati, e comunque è molto meglio che svendere i crediti e tassi da usura che vi ho citato prima. Poi, ragazzi, vi invito, sono piccole cose che possono fare veramente la differenza, vi invito quindi a continuare a seguirci, basta che cerchiate Ingegner Marcello Conto sui social e dovreste riuscire a trovarmi. Penso di aver risposto in questi 2 anni e mezzo di live a decine di migliaia di domande, continuerò a farlo. Questo è quello che mi sentivo di dirvi, per cui sono a disposizione se avete qualche domanda anche in live. Grazie mille a tutti e buon proseguimento. Eccoci qua. Ho cambiato, mi sa, impostazione. Chi è che ha avviato la condivisione dello schermo? No, uccidilo per cortesia, Elena. Ha inviato, grazie. Eccoci, benissimo. Siamo, come si dice, Vincenzo e Alfonso, molto determinato, come avete sentito. Allora, la parola rapidamente a Antonio Trevisi e poi Girotto, prima che se ne vada, perché lui ha fatto intervenire tutti, ma bisogna che anche lui poi intervenga. Però come... Sì, allora Fabio, giusto un saluto. Noi, Antonio Trevisi, te sei fondamentale per due motivi. Primo, perché sei un amico storico di Ecofuturo e sei un operatore di questo mondo e ti sei battuto e sei uno che fa energie rinnovabili. Lo dico per parlare di curriculum.
E poi perché, scusami, permettimi la battuta, ti chiami Trevisi e dopo che la provincia di Treviso ha detto di fare sta cosa, sei assolutamente centrale. No, scherzo, a te la parola, Antonio. Sì, devo dire che la provincia mi fa onore perché ha sempre, sia sui rifiuti, sia sull'energia, si muove bene. Allora, lì quello che volevo dire è che dal primo momento che sono entrato in Parlamento abbiamo cercato come Movimento 5 Stelle, presentando tantissimi emendamenti, di sbloccare la situazione sui crediti. Purtroppo questo governo non crede al superbonus, ma non lo dico, ci sono anche le registrazioni in commissione, e Giorgetti ha detto, la domanda l'ho fatta io in quel caso, che la misura costa troppo e rende pochissimo. Secondo me, infatti, io gli chiesi subito di darci lo studio che dimostra questo al ministro Giorgetti, di darci lo studio che dimostra che la misura costa, diciamo, l'analisi costi-benefici della misura è insostenibile. In realtà gli studi privati dicono il contrario. E quindi il problema è questo, che il ministro Giorgetti, comunque questo governo, non credono nel superbonus e non hanno intenzione al momento di sbloccare i crediti, nonostante anche parlamentari della stessa maggioranza, non faccio i nomi, però ci sono, si ribellino, perché logicamente hanno i propri elettori, imprese edili che hanno votato magari per Forza Italia o per la Lega, e hanno delle grosse pressioni da queste parti di imprese, però anche loro, nonostante facciano parte della maggioranza, vengono snobbati da questo governo. Le soluzioni sono tante. Innanzitutto volevo dire, ricordiamoci che noi spendiamo 40-50 miliardi all'anno per comprare energia fossile dall'estero, quindi non è detto che se non facciamo l'indipendenza energetica, se non facciamo rinnovabili ed efficientamento energetico, non è detto quei soldi che non vogliamo spendere per il superbonus, comunque li spenderemo in svalutazione del patrimonio edilizio, in energia che compriamo dall'estero e così via. Quindi questo governo, qual è il suo limite? Che calcola il costo ma non calcola i benefici. Fra poco io ogni giorno mi chiamano aziende che stanno licenziando un sacco di dipendenti, fra poco dovremo pagare Naspi. Quindi si calcola il costo del superbonus, ma non si calcola il costo della chiusura dei crediti per lo Stato e la mancata crescita di questo paese. La situazione va sanata. Secondo me l'idea, per esempio, è quella proprio di poter rendere anche a chi ha tasse da pagare, non solo imprese ma anche privati, la possibilità di acquisire crediti. Cioè ci sono tante persone che hanno tasse da pagare, però il privato oggi non può acquistare il credito per pagare un'impresa, per pagare le proprie tasse, il privato che non ha fatto l'intervento, parlo, ma solo le partite IVA. Quindi l'unica soluzione è quella che diceva prima il relatore che è intervenuto prima, cercare fra commercialisti, chiedere in giro, io così sto consigliando, cercare di conoscere aziende che hanno tasse da pagare e cercare di cedere questi crediti in modo da poter almeno dare un beneficio anche alle aziende che devono pagare tasse, così a loro volta riescono a pagare le tasse magari con una percentuale di sconto. Da parte mia, quello che voglio dire, massima disponibilità, puoi dare il mio telefono, Fabio, o la mia email per qualunque proposta. Purtroppo i nostri emendamenti sono stati al momento sempre bocciati, quindi noi ce la mettiamo tutta, però non c'è proprio la volontà politica di sbloccare la situazione. Però se voi avete delle proposte, ecco, io volevo solo dire questo, sto a vostra disposizione, il mio numero di telefono è su Facebook, la mia email è sul sito del Senato, quindi qualunque cosa che posso fare per aiutare in questa fase così difficile le imprese, io ci sono, logicamente nei limiti di un senatore d'opposizione, cioè posso comunque provarci. Sto cercando di far cambiare l'aria all'interno del Senato, perché al momento è un'area molto avvelenata, cioè non è facile cercare di mediare, parlare, c'è un'area difficile fra le forze politiche, si è creato un odio
che è dovuto anche secondo me a pregressi che adesso non voglio, non è il caso di parlare, però da parte nostra per qualunque esigenza, qualunque proposta, diciamo, noi ci siamo e quindi se avete delle proposte potete tranquillamente inviarne le via mail e cercherò di trasformarle in emendamenti o in disegni di legge. Grazie, vi saluto e lascio magari la parola all'ideatore delle comunità energetiche, al mio amico Girotto. Vai, così passaggio diretto del testimone. Gianni, grazie di aver seguito tutto e di proseguire, quindi facciamo il punto insieme, anche perché ovviamente rispondendo in parte anche a Marcello Contu, come si dice, qui non nessuno si deve arrendere, perché con le comunità energetiche, con l'efficienza che si può fare e con quello che stiamo vedendo, il lavoro può andare avanti, può crescere lo stesso, col superbonus sarebbe cresciuto meglio, ma insomma non, io credo che abbiamo tante prospettive di eco business ben fatto con cui si può svoltare in maniera importantissima, e ovviamente l'iniziativa in Europa sarà fatta in questo senso. A te la parola, Gianni, scusa la chiosa. Oh, grazie Fabio. Allora, sì, delle comunità energetiche ne abbiamo parlato in separata sede decine di volte, continueremo a parlarne, adesso ci sarà la giornata del nazionale del risparmio e noi l'abbiamo già incentrata, potete vedere nei nostri social, nei nostri siti, l'abbiamo già incentrata proprio sulle comunità energetiche. Ma torniamo al super bonus, che è un argomento appunto che io seguo dal 2013, perché ricordo che il primo convegno l'abbiamo fatto a luglio del 2013 e da allora in poi non ci siamo mai fermati, perché era già chiaro da molti anni come gli eco bonus fossero misure win-win. Quindi è inutile che stiamo a ripeterci per la millesima volta che sono misure che farebbero contente tutte. E questa è la prima considerazione. Il problema non è tecnico, il problema è politico. Io ho dato subito la notizia, prima ancora della provincia di Treviso, tra l'altro sono di Treviso, dell'azienda del servizio idrico integrato, la TS, formata da 52 comuni tra Treviso, Vicenza e Belluno. Anche loro hanno acquistato 2,5 milioni di euro dai loro dipendenti di crediti fiscali, quindi la possibilità di fare queste operazioni c'è. Io ho fatto un post il giorno dopo dicendo: speriamo che il governo non metta dei bastoni tra le ruote anche a questo tipologia di soluzione, perché ribadisco, il problema non è tecnico ma è politico, e qui lasciatemi fare una chiosa: se si spara alla Croce Rossa poi non lamentiamoci, scusate, ma io lo devo dire, il super bonus l'abbiamo creato, ma evidentemente non si capisce il fatto che non ci dovete addossare la colpa che è stato rovinato, perché è stato rovinato da altri, e lo dico per l'ennesima volta, inutile che ci diciate ma voi eravate al governo Draghi, senza di noi Draghi avrebbe fatto peggio. Senza di noi Draghi avrebbe fatto peggio, se noi fossimo passati all'opposizione avrebbe fatto peggio, cercate di capirlo. Noi siamo rimasti al governo per limitare i danni e abbiamo alzato il tono della nostra protesta sino a quella famosa lettera in cui abbiamo detto: o la smetti o succederà quello che poi effettivamente è successo. Quindi per cortesia prendetene atto, non è la nostra presenza al governo Draghi non è da imputarci da una corresponsabilità in quello che è successo nel superbonus, ma eravamo lì per limitare i danni. Detto questo, veniamo alle cose specifiche. Lunedì, quindi fra due giorni, in Campania il Movimento 5 Stelle regionale presenterà una proposta di legge regionale affinché la regione Campania acquisti i crediti. E questa cosa poi la replicheremo regione per regione. Quindi lunedì mattina, per chi vuole, in Campania appunto ci sarà una conferenza stampa di presentazione di questa legge regionale. Mentre ricordo, tra l'altro, che una proposta di legge nazionale, quindi depositata al Senato italiano un anno e mezzo fa, per un eco bonus, un super eco bonus, chiamiamolo come vogliamo, fino al 2030, noi appunto l'abbiamo depositata
ormai quasi due anni fa una proposta di legge in questo senso per traguardare fino al 2030, perché è dal 2013 che ripetiamo che questi bonus vanno normati a pacchetti di 5 anni, perché c'è bisogno di programmazione sia per le famiglie che per le aziende, non si può fare di anno in anno. Detto questo, ricordo anche velocemente due cose che è sempre meglio ricordare. Ci sono circuiti come il circuito Sardex che possono dare una mano fino a un certo punto, ma vi invito a conoscerli per chi non lo conoscesse, il circuito Sardex. Dopodiché vorrei parlare un attimo di banche, perché prima uno degli intervenuti ha detto io non ce l'ho con le banche. Bene, io sì ce l'ho con le banche, ma anche tanto ce l'ho con tantissime, non tutte, perché non è mai giusto di fare tutta l'erba un fascio, ma ci sono troppe banche che speculano, usiamolo questo verbo perché questo è il verbo, speculano prima del super bonus con centinaia di altri strumenti, tra cui appunto i derivati, perché ricordiamo che i derivati nati col nobile intento di essere un'assicurazione, per carità, ma poi sono diventati uno strumento speculativo che ci ha già rovinato nel 2008, perché qui siamo tutti, diciamo, abbastanza adulti e vaccinati, ricordiamolo quello che è successo nel 2008, non ce lo dobbiamo dimenticare, perché abbiamo salvato con denaro pubblico banche private, abbiamo salvato con denaro pubblico aziende private, e non lo dice Girotto, lo dicono i migliori economisti in tutto il mondo. Tra l'altro lo ha scritto anche nero su bianco il Papa, per chi avesse, diciamo così, una formazione cattolica o comunque un credo cattolico. Il pubblico, il cittadino con le sue tasse ha salvato aziende private che semplicemente avevano speculato fuori di ogni crisma. Quindi io ce l'ho con le banche, non con tutte, ripeto, ma con tante banche. E invito da 20 anni a questa parte tutti, se vogliamo cambiare veramente le cose, perché bisogna andare alla radice dei problemi, di valutare il passaggio alla finanza etica che esiste in Italia da 22 anni. Tra l'altro dal 2016 esiste una legge che definisce cos'è la finanza etica, ci mette 7 criteri, e in Italia al momento solo un istituto soddisfa questi 7 criteri, perché se vogliamo cambiare alla radice le cose va fatta crescere la finanza etica, che tra l'altro è pure più redditizia rispetto alla finanza tradizionale. Sono già usciti 5 rapporti nel corso degli ultimi 5 anni, 5 rapporti europei che mettono in confronto la finanza tradizionale con la finanza etica, perché in Italia, in Europa comunque ci sono 30 istituti di finanza etica, e la finanza etica è pure più redditizia, ovviamente sul medio termine, perché non va a speculare. Ultime 2 cose, poi ho finito. Signori, qui noi ci proviamo, ci parliamo, ci teniamo in contatto, facciamo tutto il possibile. Però ricordiamoci che in Italia, oltre al Parlamento, che naturalmente è sovrano, per quello che ho detto che il problema è politico, ma ci sono anche i corpi intermedi, che sono molto importanti. Corpi intermedi, dai sindacati a tutte le associazioni di professionisti, che sono tante, sono numerose, sono organizzate, sono capillari, non voglio far nomi, insomma, conoscete l'associazione impresa, associazione di professionisti, associazione degli ordini professionali. E io sono anni che invito questi soggetti a fare massa critica, perché hanno iscritti milioni di iscritti, e quindi rappresentano milioni di persone, e questi soggetti devono fare appunto massa critica e presentarsi alla politica con un messaggio chiaro e semplice. Non vedo uno scontro così elevato, non vedo un livello di scontro così elevato come questa tragedia invece imporrebbe, per cui invito tutti voi che fate parte, probabilmente molti siete associati appunto a qualche corpo intermedio, a fare presente questa cosa, perché ricordatevi che la politica non è sorda in eterno se la pressione dal basso è elevata. Se la pressione dal basso è elevata, la politica può fare orecchio di mercante fino a un certo punto,
Dopodiché non può più, perché sa che perde i voti. Banalmente, se non fosse per convinzione, sa che perde i voti. Quindi usiamo questa cosa. Ultima cosa, finisco con una cosa pratica che potete usare in qualsiasi discussione. Ha detto benissimo Riccardo Fraccaro, che è il papà di questa normativa, i conti vanno fatti costi-benefici. Allora, sui benefici ormai è stato scritto l'ira di Dio, ci sono valanghe di report, di studi, eccetera, eccetera. Sui costi, io ne ricordo un altro che è un costo per la salute, costo che andrebbe conteggiato, perché nelle città la maggior parte del particolato e quindi delle malattie respiratorie deriva dai fumi dei camini, che sono camini naturalmente di caldaie a fonti fossili. Quindi ridurre questo inquinamento significa ridurre costi sanitari elevatissimi. E io aggiungo anche un'altra cosa, ci sono le cucine a gas con le quali siamo talmente abituati a convivere che le consideriamo come un compagno di casa, come la televisione, la radio. Ma le cucine a gas inquinano, creano particolato ultrasottile, creano emissione di monossido di carbonio, creano altri inquinamenti, anche qui la letteratura medica è ricca, e noi ci cuciniamo tre volte al giorno con questi fornelli a fiamma libera. Passare all'induzione, risparmiamo tre volte a livello di energia primaria e risparmiamo ancora una volta tantissimo sui costi, se vogliamo stare solo su meramente sui schei, sui costi sanitari. Ricordiamoci che l'Italia ha il record di morti, e quindi a questo punto anche di malati, per malattie respiratorie. Quindi possiamo usare anche questo ogni volta che parliamo con un politico e ci dice che il superbonus costa troppo. E veramente con questa assurdità io mi fermo. Grazie e ascolto il seguito. Bene, e noi abbiamo fatto, grazie tante Gianni, abbiamo fatto un, ci siamo persi Alessio Villarosa, se non sbaglio, che era connesso con noi e non lo so, ora proverò a richiamarlo per vedere come mai non c'è più. E quindi... No, mi ha salutato, perdonami Fabio, non riesce a trattenersi e purtroppo ha dovuto lasciare. Bene, chiedetegli scusa, io se lo sapevo l'avrei fatto intervenire prima, purtroppo non ho avuto la segnalazione in ritardo e quindi comunque ora gli manderò anch'io un messaggio. Adesso io direi, dal momento che per quanto riguarda la nostra programmazione degli interventi, adesso noi possiamo far intervenire gli altri che sono in chat, che sono dentro lo Zoom e che vogliono intervenire, non so, vedo... Conosco delle persone qui direttamente, quindi chi vuole... Ecco, la parola allora a Marco Castiglione, che ha alzato la mano. Allora, Alfonso, adesso smetto io, a te la parola per dare la parola ai vari interventi. Scusami tanto di questa mia irruenza, vai. Grazie Fabio. Per cortesia, chi vuole intervenire alzi la mano, come ha fatto Marco. A te Marco. Sì, salve, buongiorno a tutti. Sono Marco Castiglione e mi trovo qui oggi in triplice veste, nella veste di committente, di dottore commercialista e di rappresentante del Comitato per il riscatto dei crediti fiscali. Quindi come committente soffro quotidianamente l'ansia della preoccupazione di non poter recuperare quanto già anticipato in termini di lavorazioni per l'efficientamento energetico. Come commercialista invece, quindi ha detto ai lavori, mi rendo conto della difficoltà quotidiana di dovermi confrontare con una normativa che è in continua evoluzione. Questo comporta non solo un'assunzione di responsabilità per il ruolo che il commercialista svolge in tutta la filiera che poi
sfocia nel visto di conformità, quindi nell'andare a rendere questo credito effettivamente tale. Quindi ci confrontiamo ogni giorno con una materia normativa che viene modificata di continuo e lo viene fatta anche male, perché il legislatore non ha la cura di essere molto spesso chiaro quando fa le leggi e soprattutto quando le modifica. Mentre invece per quanto attiene all'aspetto sociale, ho deciso qualche settimana fa di costituire un comitato che vuole essere un supporto al gruppo degli esodati del Superbonus, gruppo che mi ha accolto, che ha visto probabilmente un certo impegno da parte mia e mi ha accolto tra le proprie fila, il quale ringrazio chiaramente di questa possibilità. Lo scopo del comitato è quello di raggruppare, come diceva poc'anzi l'onorevole Girotto, di raggruppare al suo interno non solo i committenti, ma anche le imprese e i professionisti che hanno utilizzato il credito, o meglio, hanno accettato il credito come materia di scambio delle proprie prestazioni e oggi si trovano a dover sopportare questo peso finanziario derivato dal fatto che hanno dei crediti fiscali sul cassetto, cioè hanno dei crediti di imposta sul cassetto fiscale che non riescono a scambiare. E vedo che nella società c'è molta disperazione per questa e molta preoccupazione per questa vicenda, anche se d'altro canto rilevo anche molta, da un certo punto di vista, indifferenza e d'altra parte pigrizia di chi, come me e come tutti noi, hanno questo problema nell'associarsi e protestare contro quello che ci sta accadendo, quindi contro questo problema che ormai è diventato un problema sociale. Ho sentito con molta attenzione tutti gli interventi e ho apprezzato molto anche le proposte che sono venute fuori dall'operazione Treviso, la quale ritengo un'operazione bellissima da un punto di vista... Per cortesia, Marco, ti chiedo di essere sintetico. Sì, sì, no. No, arrivare velocemente alle tue proposte, se ritieni. No, la proposta è quella di cercare di stimolare la cedibilità più flessibile, nel senso che cercare di stimolare il legislatore nel concedere la possibilità di poter compensare questi crediti in maniera più facile, sostanzialmente, che sia tramite di enti pubblici o anche tra imprese e committenti. Però perdonami Marco, dal punto di vista pratico la cosa è piuttosto semplice, se c'è la volontà dell'acquirente, del venditore, perché se la pezzatura è coerente e se c'è l'incontro tra i due, tu hai il tastino sul cassetto fiscale e fai fluire mettendo il dettaglio del cassetto. Quindi sinceramente non vedo una necessità legislativa, anzi ho apprezzato moltissimo l'amico Fraccaro che dice ma non facciamo modifiche legislative, è un danno, anzi questa pace legislativa impure in questa disgraziatissima situazione ha consentito di ragionare sulle situazioni e di dare soluzioni pratiche. Ecco, sì. Quello stimolo che poi ha rincarato, sottolineandolo, io lo coglierei proprio anche nei... Si è bloccato il video. ...qualche modifiche legislative di snellimento. Tanto non fanno snellimento. Ma... E sì, non perdonami. Ben dirette da una volontà politica precisa. Grazie Marco. Perdonami Alfonso, però dico probabilmente la frazionabilità del credito potrebbe aiutare, perché molto spesso... No, ma questa è venuta proprio per una volontà di Draghi. Prima la frazionalità c'era. E quindi c'era. Noi abbiamo tutto uno stock di roba frazionabile che è cedibile frazionatamente. E tracciabile soprattutto. E soprattutto tutto adesso tracciabile, quindi non si vede il motivo per cui non sia
Quindi senza questo dettaglio, che è doveroso dare in continuazione, semmai anche con una certa pedanteria, le persone non capiscono e vengono indotte e soprattutto manipolate dalle voci vaghe e squalificanti che portano palta su questa situazione. E ritorniamo al discorso che faceva l'onorevole Girotto, il problema è politico e molta responsabilità, a mio avviso, hanno le banche in questo sistema. Io comunque ho chiuso. Grazie, vi ringrazio a tutti. Marco. Salve. Passo la parola a Carlo. Carlo Boschetti aveva chiesto la parola. Eccomi, mi sentite? Sì, bene. Perfetto, buongiorno a tutti. Io prego sono... sempre la sintesi, grazie, scusa. Sì, no, il mio intervento è microscopico. Punto primo, volevo ringraziare tutti gli interventi e gli esodati del Superbonus, a cui sto cercando di dare una mano, sono eccezionali, stiamo cercando di fare il più possibile proprio per sbloccare questa situazione. Volevo fare prima una puntualizzazione di quella famosa battuta di Contu, che è stata anche ripresa, del famoso slot machine. Non è più così bella per lo Stato e per i nostri fatturati. Oggi in realtà è soltanto per i licenziamenti. Quando parlate di quelle cifre di 1 milione di posti di lavoro licenziati, è finta. Perché io come impresa non ho licenziato solo i 12-13 persone assunte per fare l'eccesso di lavoro del Superbonus, ho licenziato anche tutte le altre 15 persone precedenti al Superbonus di 10 anni di attività. Quindi nell'arco temporale di 4 mesi noi abbiamo azzerato totalmente i licenziamenti, quindi quando andrà lo Stato a fare questi conti sulla NASP e sulle cose, non lavorerà su 970.000, ma su 2-3 milioni di disoccupati, e lì sarà un problema serio. Ma questo ne possiamo pure parlare in un altro momento. Quando stiamo dicendo il punto politico, io non riesco a capire. Ma chi, scusate il termine, chi cazzo è che ha il potere di poter far dire a uno come un bocconiano, come Giorgetti, che è un buco? Chi è? È lì che dobbiamo sapere il nome della persona che riesce a far dire a due esponenti, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, il nome, una scemenza del genere. È lì che possiamo attaccarlo, è lì che dobbiamo andare come comitati, in manifestazioni, qualsiasi cosa vogliamo fare, e a quella persona ci dobbiamo rivolgere, perché non è possibile che una persona come Giorgetti, ok, non capisca la questione di buco e non abbia letto i risultati del Superbonus, e tantomeno il Presidente del Consiglio. Quindi bisogna sapere chi è che può avere il potere di dire a questi due personaggi che è un buco e non funziona. Solo a quel in quel momento possiamo risolvere i nostri problemi. Grazie, chiedo scusa. Grazie Marco. In realtà la risposta sembra abbastanza semplice, non è certo una... Un segreto che questo crediti fiscali sono invisi all'Europa, quindi Draghi ha fatto benissimo il suo compitino per bloccarli, per impattarli, e anche se un po' diverso assomigliano al progetto Varoufakis dei crediti fiscali, solo che Varoufakis l'ha fatto in maniera molto più complicata con Stiglitz, sì. Una cosa, ma nel giro di 2 mesi hanno fatto fuori un referendum, un cambio di governo, e hanno, come dire, spolpato viva la cosa. In Italia, in maniera, come dire, semmai sottotraccia, si sono creati 100 miliardi di crediti fiscali. Cribio, 100 miliardi di crediti fiscali. Sì. Quindi i compitini dell'Europa non è un soggetto, è una, come dire, un'influenza lobbistica politica. Questo è stato già trattato in diversi interventi di questa mattina, certamente non è un segreto di Pulcinella, tanto è potente questa volontà che anche personaggi di indubbio qualità tecnica, poi sulla loro politica possiamo avere qualche dubbio, si lasciano andare a transiterazioni non esattamente coerenti, quindi un Giorgetti che non vede l'altra faccia della medaglia, no? Piuttosto che Draghi, che proprio nel suo intervento davanti a applaudenti quasi totali, l'abbiamo visto tutti, che il problema sta nella cessione dei crediti. No, il problema non stava lì. Lo sappiamo. Quindi nella retorica, ecco, ma chi...
No, noi lo sappiamo, è l'Europa. Ecco, però quando identifichiamo questa parola Europa è troppo generica. Cioè non è possibile No, certamente è la volontà lobbistica europea di certi interessi grossi che sono concentrati in certi sistemi di valutazioni, soprattutto bancario-finanziario. Chiaramente non passare da un debito per lo Stato, l'ha sottolineato in maniera abbastanza chiara, cioè non paghi interessi al sistema finanziario. Questo toglie interessi, cioè questo è totalmente inviso. E questo gli interessi economici finanziari europei vogliono uno Stato indebitato che paghi tanti interessi e sia al guinzaglio di volontà anche ulteriormente affaristiche, notate che stanno svendendo team. L'abbiamo visto. Eccetera. Quindi, politicamente, quindi il nostro governo va davanti a un suicidio, cioè si sta suicidando tecnicamente per ascoltare quattro interessi. Può essere così banale la questione, cioè moriremo in 100.000 imprese disoccupate così. C'è stato un momento storico, però adesso non vorrei monopolizzare, però c'è stato un momento storico che su un certo Panfilo Britannia è stato deciso uno smantellamento di proprietà pubbliche di immenso valore. Questo non ha portato nessun beneficio e ha distrutto un'infrastruttura che è stata poi, per chi ha studiato economia, finanza, soprattutto economia, è stata la base del successo economico italiano del post dopoguerra. No, non dimentichiamo che l'IRI fu una soluzione necessaria e molto produttiva, molto prolifica, ecco, prima che diventasse un sistema politicizzato totalmente inefficiente. Io passerei la parola a Salvatore, chiedendogli di essere breve. A te, Salvatore. Sarò brevissimo, vi risparmio così la mia presentazione. Sono in questo momento a rappresentare anch'io gli esodati del Superbonus, faccio parte del direttivo. Quello che volevo dire, diciamo, l'ha anticipato già Carlo, l'aveva anticipato prima anche Gianni Girotto, che saluto con la speranza che abbia superato i malanni di Procida, del malanni marinareschi, e lo saluto affettuosamente. Ok. Diciamo che è ovvio che è solamente un fatto politico, non ci sono altre risposte. Caro Carlo, quando dici Giorgetti e la Meloni non posso non sapere esattamente, sanno esattamente. Il problema è che si dicono quelle sciocchezze perché devono evidentemente mascherare una questione politica. Veniamo a noi, una sola cosa volevo dire al volo, tra le tante proposte che sono state fatte, mi collego anche a ciò che diceva, se non sbaglio, Eleonora Polato prima. Una delle cose urgentissime da fare per togliere un ulteriore alibi alle banche è purtroppo la famosa responsabilità in solido. Se non si toglie quello da mezzo, purtroppo non solo le banche naturalmente utilizzano questa cosa secondo le loro decisioni, per quanto riguarda i crediti comprati dai grandi player non hanno difficoltà a farlo, qualche banca si sta muovendo ma sta acquistando solamente dai grandi, e poi magari questo crea terrorismo invece nel mercato libero di cui stiamo parlando in questi momenti, anche in questo webinar, cioè vale a dire tra imprese, perché poi alla fin fine l'impresa è terrorizzata dai commercialisti, ne abbiamo già parlato. Quindi questo fatto a responsabilità in solito, mi rivolgo a tutti i politici che possono fare interrogazioni parlamentari, proposte di legge, eccetera. Credo che sia la prima cosa da prendere in considerazione, da proporre. Grazie mille. Grazie Salvatore. Ha alzato la mano Filippo, a te Filippo. Sempre raccomandando la brevità, grazie. Buongiorno a tutti e grazie della bellissima opportunità. Vado molto sul concreto, io sono un committente e al momento non vedo altra soluzione, anche se concordo con le parole dell'ingegner Fenu, che quella di attivarmi con un broker, perché per la mia famiglia è l'unica soluzione e la scadenza è dietro l'angolo. Quindi apprezzo tutte le vostre iniziative e vi ringrazio per l'attività che state facendo. Però
non ho al momento un'altra soluzione se non quella che si riaprano un attimo i canali, però ripeto, la soluzione è dietro l'angolo e comunque, siccome appunto da come è stata paventata la cosa, l'alternativa è quella di perdere la prima annualità e di cedere le altre, cioè nel bilancio più o meno ci vado in compensazione, anche se uno passa e mi offre il 50%. Quindi grazie Filippo del contributo. Ha chiesto la parola Michelangelo. A te, Michelangelo, se vuoi intervenire. Sì, buongiorno. Quasi quasi avevo cambiato idea, perché le cose che volevo dire tutto sommato sono state già dette, quindi è inutile perdere tempo. Io sono il legale rappresentante di una piccola impresa della Sicilia, un'impresa che è nata 40 anni fa, abbiamo la storia. Oggi ci stiamo trovando in grosse difficoltà, perché chiaramente tutto il lavoro fatto non viene pagato, quindi è chiaro che è una tragedia sotto certi aspetti. E poi volevo lanciare un'iniziativa che, nel caso in cui si organizzi una manifestazione a Roma, tutte le imprese sarebbe opportuno che coinvolgessero gli operai, che voglio dire, hanno sicuramente un interesse proprio a manifestare contro questo atteggiamento così fastidioso, così penalizzante per le imprese. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie Michelangelo. Ecco, mi sembra di poter avviare alla conclusione questa mattinata, che ci ha portato fino a pranzo, diciamo, molto intensa, ringraziando tutti. Però sotto la sollecitazione di Michelangelo, sì certo, manifestazione a Roma, però noi abbiamo aperto di fatto un nuovo fronte, il fronte dei soggetti locali, i comuni, le province, le regioni e i soggetti politici locali, quindi tutti quelli e gli amministratori locali. Quindi la grande manifestazione di Roma, sì, auspicabile, con tutti i problemi e tutte le spese, ma uno può anche attraversare la strada e mettere sollecitare il proprio sindaco a impegnarsi a questa valutazione. Uno può attraversare la strada e impegnare l'ASL a considerare questa situazione di suo vantaggio. Quindi noi abbiamo aperto con questa, ed è la finalità, quindi chiudo proprio avendo anche l'orgoglio con Fabio di essere riusciti nell'intento. L'obiettivo è di aprire il fronte locale del territorio, di sollecitare i soggetti che hanno possibilità. Treviso l'ha dimostrato, tutti gli altri vediamo, sono instradati da proposte, da incalzamenti di interrogazioni e quant'altro. Adesso il fronte è locale. E quindi senza troppe spese uno può andare con gli operai dal proprio sindaco e dire ragioniamo, comune di 10.000 abitanti, gira e rigira paga 50.000 euro al mese di previdenze, almeno 50.000, sono 600.000 l'anno, e il contributo suo poi è un contributo emulativo che induce una emulazione, ma se l'ha fatto lui lo potranno fare anche altri. Il target, le BCC hanno dimostrato di essere disponibili, l'ha fatto Treviso, e quindi si apre il fronte. Quindi obiettivo influire e accamparsi davanti a questi amministratori che non possono però fare i Ponzi Pilati. Io lascio la parola a Fabio per la chiusura. Sì, anche perché ancora volevano intervenire anche Salvatore Nocerino, che lo vediamo con l'aureola sopra la testa e quindi credo voglia diventare anche santo, quindi lo sentiamo. E poi viene Edoarda Barra, che è la nostra, diciamo, vignettista, che abbiamo pubblicato in diverse chat, e devo dire che ha funzionato molto bene. Viene da una professoressa che
come dire, in fase esportativa francese, ma è con noi. Quindi darei la parola, prima di concludere, Salvatore, e di rilanciarvi alle iniziative di questa settimana, ma poi ve lo dico dopo. Dai Salvatore, a te la parola. Ciao, grazie. Non sono Salvatore, ma è Sabatino. Ecco fatto. Sono cieco come una talpa, quindi Sabatino, ecco fatto. Io vi ringrazio un attimino dell'invito, diciamo, soprattutto Domenico. Ci siamo sentiti in settimana, anche perché ci accomuna un po' tutti quanti questi, quelli che sono i problemi che stiamo avendo giornalmente, diciamo, tra le imprese, tecnici e le stesse famiglie. Io rappresento la CNA Costruzioni in Campania, quindi ho partecipato quasi a tutte le manifestazioni e io penso che, almeno l'ultima volta, ho cercato anche di fare un articolo nel incentivare, diciamo, tutti questi gruppi a mettersi insieme, visto che fondamentalmente abbiamo e viviamo le stesse difficoltà. Io penso che il fatto di mettere insieme un po' tutti, andare avanti con un'unica voce, mi era anche permesso di iniziare a far ragionare insieme anche gli esponenti politici che almeno ultimamente stanno cercando di dare una mano al risolvere il problema del superbonus. Quindi parlo ai storici dei 5 Stelle, poi ci sono autorevoli esponenti di Forza Italia, adesso ci sono anche, diciamo, degli esponenti del PD con una risoluzione che hanno presentato il 31 gennaio di quest'anno, cioè pochi giorni fa. Quindi noi ci accingiamo, io sarò lunedì alla conferenza stampa che faranno il Movimento 5 Stelle con la loro proposta di legge in regione, quindi ben venga, diciamo, lo spronare anche le singole realtà territoriali affinché si possa dare una mano a risolvere questo problema. Io volevo fare un appunto, l'avevo anche scritto, per quanto riguarda la questione che diceva il senatore Girotto, che mi vede, cioè, convinto che dovremmo incidere di più sulle banche serie, le banche che operano diversamente, diciamo, nel loro spirito imprenditoriale. Però, carissimo senatore, posso dire con certezza che purtroppo però l'unica banca che tu dici pensi che sia Banca Etica, che è, purtroppo però noi ci lavoriamo con Banca Etica. Noi, io faccio il direttore anche di un consorzio sotto forma di cooperativa, quindi la nostra principale banca è proprio Banca Etica, però pur avendo, diciamo, dei numeri e dei bilanci a posto, loro purtroppo per loro politica, diciamo, nazionale, almeno quello che risulta a me, poi spero che sia diverso, perché farebbe veramente piacere lavorare con queste banche che la pensano diversamente, dicono che purtroppo, diciamo, loro, il loro call business, se possiamo definirlo tale, non è quello per le imprese di costruzione e impianti. Quindi, secondo me, sbagliando, perché ci sono migliaia di imprese di costruzione e di impianti che sono delle persone serie e vorrebbero lavorare ed essere trattate da persone serie e oneste, ma purtroppo, diciamo, non è così. Mi auguro che possano rivedere questa posizione, quindi io vi ringrazio, diciamo, di essere stato invitato, e invito naturalmente tutti quanti a fare fronte comune affinché possiamo incidere soprattutto con chi la pensa diversamente da noi, ma soprattutto diversamente da quelli che sono i benefici dei cittadini, perché ormai è chiaro a tutti che motivazioni reali per andare contro e bloccare questo superbonus purtroppo non ce ne sono. Sono quei classici momenti che trovano migliaia di scuse pur di non far passare, diciamo, questo provvedimento che alla fine, diciamo, ha creato questa moneta. E allora, diciamo, parliamoci chiaro, questo modo di fare e di far crescere l'economia in Italia a loro non sta bene, e quindi troveranno ogni giorno delle scuse diverse affinché si blocchi questo procedimento. Grazie a tutti. A te Gianni, in replica, ho visto che hai alzato la mano, e poi subito dopo Edoardo. Sì, non volevo entrare nel dettaglio, ma attenzione, anche qua siamo nella classica situazione del gatto che si morde la coda, perché le banche per legge possono effettuare prestiti un 13, 14, 15 volte il loro capitale sociale, anche se le loro casse sono strapiene, per legge, per motivi di garanzia, possono effettuare prestiti limitati al loro capitale sociale.
Se il capitale sociale di Banca Etica, che attualmente è 40 milioni di euro, lo lasciamo lì e non lo facciamo crescere, la banca più di tanto non potrà fare. Cioè, in buona sostanza, è una banca piccola, ma dipende da noi se vogliamo farla crescere, perché in questo momento ha 45.000 soci, che sono tanti, diciamo, per essere come una realtà, ma sono pochi rispetto alla potenzialità. Allora, la stragrande maggioranza degli italiani nemmeno conosce che esiste questa banca, la stragrande maggioranza non pensa che sia veramente etica, perché pensa sia solo uno slogan, pensa sia solo il titolo, come un film, come uno slogan pubblicitario, quindi non sa nemmeno che sullo statuto è previsto che non vengano distribuiti i dividendi, cosa che appunto la rende totalmente diversa da qualsiasi altra iniziativa, perché quando tu sullo statuto scrivi che i dividendi non vengono distribuiti ai soci, ma vengono messi a riserva, vengono messi a capitale sociale per far crescere la banca, perché possa fare ancora di più, allora capite che siamo in situazione di gatto che si morde la coda. Cioè, non è che la banca fa poco, è che la banca è piccola perché gli italiani non la fanno crescere. Quindi io da tanti anni dico agli imprenditori, ma guardate che avete anche questa opzione e dipende anche da voi e non solo dalle imprese. Perché è inutile che ci lamentiamo che le grandi banche sono speculative se poi le iniziative sane non le facciamo crescere. Se il nostro sangue lo diamo a un circuito malato anziché a un circuito sano, non lamentiamoci. Tutto qua. Grazie. Grazie. No, scusa, se ne ho un punto solo. Per dirgli che noi siamo d'accordo sul modo di fare banche. La banca che non vuole lavorare con noi. Attenzione, non abbiamo parlato di numeri. Loro come politica aziendale non vogliono lavorare con le imprese etili, punto. No, ma perdonate, adesso non è il momento di dialogare sulla questione. Ha perfettamente ragione Gianni, che c'è un working capital e le banche non possono che fare riferimento alla base e alla base normativa. Certamente Gianni, però ho parlato proprio ieri sera con un dirigente di Banca Etica che non era ben a conoscenza di questa cosa dei crediti fiscali. Ecco, questo va al di là della base del capitale sociale perché è un'intermediazione pura. E a questo punto Banca Etica, che ha poco a che fare con questa situazione, probabilmente è il caso di creare un tavolo di approfondimento, perché mi pare di notare che sia scarsa di comprensione anche di un'opportunità strategica, se vogliamo, perché può essere un elemento di fluidificazione e di raccolta e dall'altra parte di spesa da parte, soprattutto avendo come interlocutori soggetti pubblici. Ecco, semmai Gianni poi ci sentiamo direttamente, perché mi pare opportuno, almeno dalle parole che ho colto da questo dirigente, che Banca Etica sia lontana da questa possibilità pratica, e se lo si fa capire in buon modo, allora può darsi che possa dare il contributo potenziale che effettivamente potrebbe essere in grado di dare. Grazie Gianni e grazie a tutti. A Edoardo, te Edo. No, devi aprire il microfono, se no non riusciamo a sentirti. Certo, scusate. Sono Edoarda Barra, sono un'insegnante di lettere e non sono neanche un'esodata in teoria. Io sono una committente frustrata, perché nel momento in cui avevo finalmente trovato un general contractor che mi facesse i lavori, Draghi ha bloccato tutto. Faccio parte. Però per un certo senso ti è andata anche bene. Ecco. Diciamo, solo che la mia casa è praticamente collabente, quindi faccio parte del gruppo Esodati e ho capito da subito che era soltanto una questione politica e che una questione di ribaltamento di propaganda. Bisogna decostruire già il mito di Draghi, il governo dei migliori. Bisogna decostruire il mito della proletaria della garbatella che si occupa dei più deboli. Bisogna decostruire tutta una serie di cose di cui l'italiano medio non è a conoscenza. Parlando con degli amici che non sono dentro a questo, che non devono ristrutturare casa, pensano che tutto vada bene. Non sanno quello che sta succedendo, perché semplicemente né la RAI né Mediaset ne parla.
Sono rimasta scioccata dal fatto che diverse volte la trasmissione con il nostro portabandiera, l'imprenditore siciliano Piraino, sia stata spostata, e soprattutto sono rimasta beffata, diciamo, dalla notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, solo giornale che l'ha riportata, dicendo che la Premier, lei è riuscita a fare i lavori di ristrutturazione grazie al bonus. E ho cercato di, maturare la mia rabbia e farla sfociare in ironia con delle vignette, sapendo che io non so assolutamente disegnare. Allora, io sono in Francia da 30 anni, sono quello che si diceva un tempo un cervello in fuga, adesso spappolato, ma comunque è una grande lettrice di Charlie Hebdo. Dove una notizia del genere, della Premier che si ristruttura casa e contemporaneamente definisce bonus un costo che l'Italia non si può permettere, avrebbe fatto le prima pagina. Quindi, a partire da questa cosa, ho cercato, non sapendo disegnare, le foto che potrebbero adattarsi al pensiero che io ho attribuito alla Premier. Fabio, io non riesco a farle vedere, ma penso che un disegno parla di più. Ascolta, non riusciamo a farlo, ne ho parlato con Elena, ma così immediatamente diventa complesso. Detto comunque questo, le vedrete in seguito. Voi spero. Potete vederle sulla pagina Facebook di Ecofuturo Festival, scorrendola ci sono tutte, e anche su quella di Jacopo Fo. Non mancano, e quindi potete vedere, diciamo, anche la quantità, specie in quella di Jacopo Fo, che più, diciamo, si presta quando c'è una vignetta anche abbastanza ironica, ci sono migliaia nel complesso di tra condivisioni e like, quindi è stato anche il tuo un ottimo contributo alla nostra. Non vorrei fermarmi qui, nel senso che queste vignette spero che diventeranno, ma circolano, diciamo, fra di noi. Il discorso è come informare l'opinione pubblica del disastro sociale ed economico che ci sta distruggendo. È quello che stiamo facendo. Ora, la manifestazione, semmai ci riusciremo. Io avevo pure proposto al Comitato Esodati non una grande manifestazione che ha i suoi costi, i suoi tempi, e che occupati quei 10 minuti di TG poi se la dimenticano. Io avevo proposto cosa che qua è stata, vedendo le cose dalla Francia, le cose sono diverse, nel senso che per esempio il movimento dei gilet gialli è cominciato. Voi conoscete le manifestazioni negli Champs-Élysées, eccetera, ma è cominciato da diversi punti di rassemblamento e di opposizione, diciamo. Io avevo proposto, non so se questa cosa poi si farà, tutta una serie di flash mob in ogni città, dove famiglie, bambini, nonni intergenerazionali cantino la canzone di Sergio Endrigo. C'era una casa molto carina, senza soffitta e senza cucina. Perfetto, credo che sarà anche questa una bella iniziativa che potremo raccogliere. Ovviamente ci metteremo un gilet di colore diverso, visto come sono. No, il caschetto. I gilet gialli, no, no. Era no, solo... no, no, assolutamente. Il casco da costruire, il casco da cantiere basterà sia per gli operai che per i committenti che si trovano nella casa ridotta. Mi piace tantissimo, e credo che questa roba la faremo davanti al ministero, mi piace, davanti a Giorgetti. La benissimo. Repitosa la montiamo noi di Ecofuturo insieme benissimo. Al comitato, che sono sempre disponibili. Vedo che Nino Italiano lo portiamo subito dalla Calabria, ce lo spediamo. Allora, io vi ringrazio, vi invito a intervenire, a seguirci anche giovedì prossimo. Domenico, volevi dire una cosa finale? Prego. Finisci? Allora, io chiedo a Domenico di concludere questo nostro coso. Elena, chiudi sulle parole di Domenico, ok? A te la parola, Domenico. Allora, grazie per questo grande onore di aprire e chiudere questo meeting. Allora, io volevo dire una cosa.
Noi come soldati del Superbonus, e Fabio tu mi sei testimone, come me testimone Alfonso, stiamo lavorando intensamente solo per presentare delle proposte, ma non in nome solo ed esclusivo degli esodati del Superbonus, quindi questa nostra community così importante che conta oltre 3.500 persone. Scusate. Ma stiamo cercando di fare tutti gli accordi con tutte le associazioni possibili e immaginabili. Sabatino Nocerino mi è testimone di questa cosa, con il quale ci siamo scambiati delle telefonate e ci scambiamo puntualmente dei messaggi. Oggi gli ho chiesto di partecipare io. Stiamo cercando veramente di mettere insieme tantissima gente, perché quello che qualcuno diceva prima, che mi ha anticipato, di creare massa critica, è quello che io ho posto innanzitutto come primo obiettivo. Noi dobbiamo rappresentare tutte quelle che sono le associazioni, ma non noi Domenico o esodati, dobbiamo lavorare tutti insieme con un unico obiettivo. Oggi l'unico obiettivo è andare a sederci al tavolo al tavolo tecnico del MEF, non solo come esodati, ma come massa critica. Abbiamo fatto già accordi con UPI, con l'unità, con l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, che conta 500.000 iscritti, ANACI ci appoggia, gli ordini degli architetti ci hanno appoggiato, stiamo ragionando con tutta la rete delle professioni tecniche, dove condividere quelle che sono le nostre proposte di modifica all'impianto normativo. Perché quando siamo lì e rappresentiamo non 3.500 persone, ma rappresentiamo una massa critica di qualche milione di persone, la politica non può e non deve essere sorda. Poi, se la politica non ci volesse ascoltare, allora partiremo con tutte quelle che sono le manifestazioni che abbiamo già intrapreso come percorso. Per cui io vi invito veramente ad attivarvi, a firmare le petizioni, a far sottoscrivere le petizioni a tutti, quella famosa petizione che siamo arrivati a quasi 25.000 firme. Ma non bastano, abbiamo la necessità di contare di più. Il senatore Girotto, che è sempre in linea con noi, senatore, noi da questo punto di vista, come esodati, io sono il vicepresidente di questa nuova associazione che, ripeto, si è costituita dal nulla, che è composta dalla variegata gamma di soggetti che vivono questa disgrazia. Io come impresa, il committente, il professionista, siamo tutti insieme in maniera equanime, senza nessuna distinzione. Noi stiamo portando avanti questa battaglia e l'onorevole De Bertoldi, che ci ha promesso l'incontro con il viceministro Leo, al quale noi solleciteremo a breve. Martedì abbiamo un incontro con un'altra associazione nazionale importantissima che ci deve condividere, vuole condividere con noi questo percorso. Grazie a Fabio. Noi andremo a quel tavolo. E anche mercoledì l'incontro invece con il coordinamento free, che sicuramente aderirà alla nostra battaglia. Coordinamento free. Noi andremo lì in rappresentanza condividendo un documento che abbiamo già stilato e che non abbiamo ancora reso pubblico per ovvi motivi. Andremo al tavolo del MEF e porteremo le nostre proposte, chiedendo una deadline per la data di risposta. Entro 15 giorni ci devi dare le risposte. Dopodiché la cittadinanza, i cittadini, i professionisti e le imprese si muoveranno di conseguenza. Noi siamo stanchi. Noi le posso dire soltanto questa cosa. Mi tocca chiudere la mia. Purtroppo il tuo... No. Detto questo, io vi ringrazio veramente per la presenza e spero che tutti insieme si possa lavorare tranquillamente su questa cosa e portare a casa un risultato, che è un risultato di crescita sociale, di crescita economica e di risparmio energetico per questo paese, che in questo momento ne ha tanto bisogno, perché le famiglie hanno l'esigenza di risparmiare. Grazie.